Ed eccoci qui, pronti, ragazzi. Io e mia figlia Rox, da quell'altro lato. Ciao, Eppi. Ciao, Eppi, come stai? Ciao, Lark. Ci senti, Eppi? Ci senti, Lark? Buonasera a tutti. Ci sentiamo tutti. Ci sentiamo in sentimento. Siamo già qua. Siamo già pronti. Carichi. Con tutto quanto. E Io sono già in incredibilistica. <ride> Ma ah, sta tranquilla per... figlia, sta e tranquilla. Che mo salpiamo. Eppie ha detto che lui sta, sta leggendo <ride> One Piece e sta Impel Down. <ride> sì, sì, e noi invece sì. andiamo a cercare il One Piece stasera. Andiamo a cercare One Piece. Uh, <ride> sì va bene. No, mi sono dimenticata tantissimo di riempire la mia acqua. Come faccio io senza la mia acqua? Oh no, senza acqua. Ce l'ho io per te, figlia, potete, tranquilla. Potete apprezzare, apprezzare esatto. l'outfit, ragazzi. Guardate no, l'outfit, guardate, guardate come vi ho fatto e vestire. Guardate come vi ho fatto vestire la Rox. Corpo. Fondamentale, e io ho anche l'alcol pirata. Mm? Eh, no, io ho la bottiglia di room di 100 anni. C'è rimasto un goccio. Ah, va bene, va bene, va bene. Come, come sono gli audio, chiediamo un attimo, due secondi, come sono gli audio level dell'altra persona nella live? Eh, diteci dice, un po', ditemi un po' se dobbiamo alzare o meno il no, volume. No, cioè, magari non arriviamo a metà, esatto, a metà serata che l'altra persona non si è sentita tutto il tempo. Mi sembra che okay, è meraviglioso, guarda, guarda io ti voglio troppo bene. Sì, Happy, questa qua è la, è la famosa parrucca di Jack Sparrow uh, con cui ho illuminato... Uh, <ride> sì, perché mi ha chiesto se è quella là con cui ho limonato 77 tipi, sì è quella. Scusami, scusate, eh, scusa, scusa, mi mancava come informazione. Allora, devi sapere che io andavo tipo al Romix come fiera del fumetto no, sì, e no, mi portavo no. con me questo. Io avevo investito a Jack Sparrow e mi portavo con me questo bel cartello con scritto: Se vuoi del rum bevilo dalle mie labbra. E' smooth, signori ma che cazzo! Ma che eh, e quindi, no, non è vero, 67, però una quindicina, sì, <ride> La figlia non sì, sa Ciao gatto calico, come stai cara? E <ride> <Andiamo. ride> <Allora, ride> eh, Direi che noi intanto possiamo saltare, salpiamo, salpiamo. Salpiamo oh, e godiamo. Io sono <ride> Sei venuto di qua. A oh, 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 Ragazzi, ragazzi, ma iniziamo con un raidone dei poto, ragazzi, Maria. ma ciao Olli bello. bello, come stai? Un super raidone. Shout outone al nostro poto, come va, ragazzi? Come va? Oggi abbiamo la seratona pirata con la nostra Rockstami. Ciao, oh, dall'altra parte. <ride> benvenuti, benvenuti a bordo della Draco Mistere. E anche nell'antro di Rox non so come vuoi chiamare il tuo canale come lo chiami <ride> assolutamente il canale delle meraviglie di Rox esattamente, esattamente. Super super sì. super siamo, sì. Bene, sì. siamo bene siamo bene Olly ti chiede Holly come stai raccontaci come stai Rox io boh, forse ho ancora la febbre <ride> ragazzi <ride> mi raccomando mi raccomando andate a seguire anche mia figlia Rox che sta dall'altro lato siamo in live insieme no, e si. Si gode. Che sta succedendo qui? Personaggio misterioso. Eh, allora, noi, fondamentalmente ci siamo svegliati in un avamposto. Fatti vedere. Ah, guarda là quanto è possente. Mia figlia Rox. Ah, ma sei tu. Sì, questo sono io, e questo io? sono io. Questo qua che viene a fare Apocrisis? Ap eh. ap <ride> oh chi è? <ride> Ma buonasera, buonasera a tutti Riders, benvenuti, benvenuti, mi raccomando seguite anche mia figlia Rox e stasera godiamo tutti quanti insieme. Sì, Io <ride> mi sento doppio Fratme. Mi senti doppio? Come mi senti doppio? Sì. Ai ai ai. Hai messo la mia live sotto... Sì, anche me. Hai messo la mia live sotto? Ciao. Oh, state parlando con il microfono in game? Io sono. Oh, ho... Il microfono in game. Aspetta, come si fa a togliere? Mo' lo leviamo subito. Allora, ah, Crisi Audio? No. Audio. Modalità di gioco? Come faccio a levare il microfono? Aiutateci. Aiutateci, ragazzi. Del poto, grazie, ciao Eli. Grande Eli, bravo, bravo Eli. Segui mia figlia. <ride> Come state, poti? Cosa stavate facendo? Baldur's Gate? Se non mi sbaglio, vi sta piacendo? Mm. Eh, noi, noi siamo completamente blind, un giorno lo giocheremo. Facciamo la coppa su Baldur's Gate? Follia, <ride> modalità uscita audio. A zero okay. l'input. All su perché... <SSSSLI> allora, Eli mi ha scritto a zero l'input della chat in vocale audio. Dove sta? Ah, input, ok. input oh, Dove sta? tutto Io sono tutta tema, io gli anelli, io sto streamando in corsetto. Continuerò a dire tutto il tempo. Sensibilità. Comandi la levetta? Dov'è? Dov è? Non lo vedo. Grazie, Katu! Allora, andate in audio, quindi impostazioni audio. E azzeriamo... Volume chat nella vicinanza, ok. Adesso senti di nuovo doppio? momento, mi senti? Uh, io ti sento, sì, ti sento. E ho messo il volume della chat a zero. Quindi dovrebbe andare Io bene. No. Senti ancora doppio tu? Io sento ancora doppio. Allora vai in impostazioni, impostazioni audio, uh -huh. scendi un po' giù e c'è il volume della chat di vicinanza. È a zero. E lo butti a. Ah, già sta a zero. Volume della chat della ciurma, allora butta a zero pure quello. Sta subito sopra, sempre impostazioni audio proprio. Buona cena, holly, Cosa mangi di buono? Facci sapere. Hai trovato Rox. Non, neanche... <ride> non me lo fa neanche toccare il mio volume della chat. Allora, Crescita audio, altoparlanti, cuffie. Così. Eh così, ok, vai vai butta butta giù. Perfetto. Posto. È tutto a zero. Ok, non... va adesso? O mi senti nudo? Du... Perfetto, che perfetto. raga. Oggi si improvvisa, oggi si improvvisa. Eh sì, oggi è improvvisata e c'è una modalità canora. Per te. E quindi <ride> si canterà mentre andremo in giro per i mari. Dove andiamo, figliola mia? Dimmi un po'. Ma perché c'è il riverbero fra? Eh perché così? Ti seguo, dimmi no, ma dove io andare. Il riverbero è di nuovo doppio. Infatti. Oh no, ancora doppio di qua. Ai 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 ai. ai. Ah, vediamo un po'. Posso dire vaffanculo al mio microfono nel gioco. Come si fa? E eh, ragazzi, è la prima prova qui. Ti dicono di mettere il push to talk, Drac, Però dovremmo, eh, però è un casino. Come si mette nel gioco il push to talk? Ah, non nel gioco. Tu dici di là e impazziamo poi. Premi per parlare. Premi, oh, premi per... per parlare. Ce l'hai? Premi... Dove sta? Dov'è? Sì, è sotto la chat di vicinanza. Sotto la chat di vicinanza. Premi per parlare a. Attivo. Ok, perfetto. Adesso non dovresti sentirmi più no, nel gioco. Non sento più doppio. Perfetto. Così, Madonna. Raga, che panico! C'è un lavoro di squadre di otto persone. E intanto il Ma bella poto bella. mangia latte cereali. ai ai Buono <ride> latte cereali. Io ho mangiato cosa hai mangiato, Rox? Allora. Cosa avete mangiato? Chat? Diteci un po' e dove andiamo? Dove sono i cacciatori d'oro? Vogliamo delle direttive o andiamo a caso? Andiamo a caso, i cercatori d'oro quali sono? Sarà. Allora, sono fuori, c'è un vecchio, vecchio brutto fuori da qualche parte. Andiamo dal vecchio brutto fuori. Dove sarà mai? Non so dove sono. Vediamo un po'. Ma qui mi posso arrampicare. No, non posso. Non puoi arrampicarti, direi. Ai ai ai. Oh un altro tizio così si corre così si va piano ma soprattutto ah sei dietro, Son dietro di te ti sto seguendo ho scritto <ride> signor sì <ride> io ho fatto il giro bene ciao signora allora, aspetta questo è il uh... simbolo dei cercatori d'oro giusto e dice di qua il cercatore d'oro è da questo qua. cerchio qua dici è questo perfetto andiamo Ma ah, non è lui e non è lui no, è ho sbagliato lol <ride> e niente simbolo. niente simbolo giusto sarà quello della chiave immagino dato che so cercatori ah però qua dice f controlla vediamo un po' cosa dice controlla dove io sono con pad è qui vicino a questi cartelli qua però non riesco a vedere. Ok, ah, molo sì. verso sud, ah, sì. cercatori ah, d'oro verso nord ovest. Dov'è l'ovest? dove l'ovest? Dov'è l'est? Nord, sud, ovest, est di qua, di qua, continua dritta. Dritta sempre di più. Trovati. Non so se dobbiamo fare il giro, ci lanciamo, ma li ho più o meno trovati. Lanciati figlia, lanciati, vediamo dove dobbiamo andare. Ecco qui ho trovato io l'ingresso, tu sei andata troppo giù, sali un io po' so, più su. Vedo... Vieni, vieni qui. Ecco l'amico allora sì mio. E io continuerò a perdermi. <ride> Tranquilla figlia mia, io solitamente Buongiorno. so... So Vengiamo. andar bene. Allora parliamo con Yug. Acquista i viaggi dobbiamo fare. Io ho preso il viaggio quello da zero. Ok, missione luccicante come loro. Questa sì, qui. qui. Ok, contando le monete. Andiamo, andiamo. Per... ti porto la mia barca. Perfetto. Fai vedere un attimo e una cosa. Anche lì sarà interessante trovare. Ok, l'ultimo minuto e dovrò smetterti di cantare finalmente, dannato happiness! <ride> che ci fa cantare nella copran! Susi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Ciao Susie, buonasera! Noi siamo qua. Rox, guarda che io sto seguendo te, non so dove hai parcheggiato la barchetta. <ride> Ma perché sei di nuovo? doppio oh no com'è possibile oh santo dio perché oggi non funziona cioè, oggi dove andiamo dove è la barca ma qui posso salire mm. Sì, con f si usa la scala boh. dove sarà mai la barchetta l'analogico destro che significa entra nel cannone? ROX? Eh? Ti prego, spara me. ROX, sono in un cannone. Vuoi che ti spari? Dove, dove sei finito? Non so neanche più uscire dal cannone, quindi devi spararmi per forza. <ride> non lo so dentro ma un ma cannone. Ma perché poi è tutto doppio. Aiuto, aiuto. Ed è arrivata anche la Miki, ciao amichina, grazie a Happy per la modalità sì. Canora. Eh, pure, pure da Rox vi siete sorbiti la mia modalità Canora, poi c'è un sacco di gente. Sì. <ride> oh mio oh, sì. Dio, sì. mi sono sparato. Sì, sono sparato! Mi hanno sparato? Ok, mi hanno sparato. Non sono stata io. Ok, vedo una nave però, quindi potremmo andare lì. <ride> Dai, avevo premuto X falso in culo. Mm. Mm, che scatole! Uh, morirò annegata? Sì. Morirò annegata, Miki. Mi, mi fai un bel so anche a Ellie che, che stream anche lui. Oh, ce l'abbiamo fatta. Fondamentale. Eh, ragazzi. andate barchetta. a seguire. Io torno di Lagorox. Ah, sto arrivando. Sto arrivando. Sì, sì, stavo un attimo. Specificare, non sono stato. Io certo che non sono stato, io ero da tutt'altra parte. Io sto la mia nave. <ride> ok, bella barchetta, andiamo. Sali a bordo della tua nave per proporre il viaggio che hai acquistato. Ok. Saliamo. Ok. Ah, guarda che bella barchetella. Al tavolo del capitano, immagino che sia sotto. Sì, è sotto. È questo qua. Ok. E devi votarmi la mission. Come faccio? Ah, ok, vota per la missione. Perfetto. Andata. Okay. Uh, aspetta, falsissima poi. <laughs> una missione luccicante okay, una missione come l'oro. Allora, momento, secondo me, prima di fare... Cioè, facciamo un giro unico e raccogliamo delle mappe di altri tesori. A questo punto. Ok. Dove... Dove facciamo Dio il giro? Anche di qua, Bellissimo. Bravi ragazzi, fate un po' di qua un, qua, un po' di oggi là. Morirò un po' di su, un po' di giù, così leggiamo tutto. Dobbiamo trovare un modo per combare le... <susurra> Le chat erano qua da qualche parte, <ride> mi ricordo. Uh, no, non sei qui. Qua... Marvis, commerciante esperto. Ah. Ti presento lo sviluppo: il tipo di barca più piccolo e più comoda okay. da guidare. Disponibile solo in una cormoda 1-2 giocatori. Bellissima la presentazione di Lark. Allora, di queste mappe, mm -hmm. possiamo prenderne 5. Ok, a ah, smuzo, vado io a. Vai, vai, prendi quelle che preferisci, vai, vai, ci facciamo portare al sentimento della figlia questa sera, ragazzi. Vado io a sentimento. Mm, ne prendo una di tipo. Pocco di prometto. Ci sta, Eli, ci sta, top, top scelta. In che <ride> senso? Posso dire che guidare un brigatino in quattro tocca il galeone il galeone è qualcosa di fastid... perché è fastidio il... perché fa il galeone il galeone però ci, vuo... ci vogliono tipo più persone per fare il galeone quindi dobbiamo per forza fare lo sloop ho preso 5 mappe ok andiamo direi che possiamo tornare indietro dove sei drac ah là io sono sono a fianco a te perfetto allora andiamo. let's go se l'ho fatta al primo colpo cazzo <ride> solleva l'ancora tutto 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 è arrivata pure Marta. Ciao Marta, cosa hai mangiato di buono stasera? Allora io tiro giù le vele, no? Fra però prima di partire, dobbiamo sapere la direzione. E come com facciamo a sapere? Non c'è un puntatore sulla mappa. Ah, uh, sta qua. Uh, oh, okay. che figata! E qual è la, la missione? sono varie tipo questa bandierina ma hai messo un segnale messo no. o no non hai messo nessun perché non metti no, no, un segnale tipo, mi sembra tipo qualcosa di aggressivo ma soprattutto perché io sono di nuovo in come si dice in doppio audio ah da qua sopra riesco a vedere pure cosa fai perfetto Vedo come muovi sì. la mappa. Ma condividete anche la chat. Eh, come facciamo a condividere la chat, ragazzi? No, no, era una, era una domanda. Eh, sarebbe, sarebbe interessante condividere la chat. <ride> allora, guardiamo prima le missioni. Questa. Poi. Così. Ok. Sì. <ride> Dove sei tu? Io sto sopra, sopra di te. Stavo guardando tutto quello che facevi da, da sopra al... Uh, vicino al timone. Guarda, allora... No, oh. questa. Si, eh, sì, questa. sì, vedo, vedo. Ok, sulla mappa dobbiamo trovare questa. Ho già trovata sulla mappa. Bisogna trovare questa. Ok. Ma te la trovo subito. Ah, bravo te. Allora... guarda mi metto qui. Se hai bisogno... Io reggo la mappa così. Come... Dove ti vedo? Dove sei? Dove sei? Ok, allora l'isoletta che sembra praticamente una, un gamberetto con le altre quattro isolette a fianco. Perfetto così, ragazzi. Troviamo subito il sì, gamberetto. ora. Hm, prossime volte. Assolutamente. Grazie Eli. Cosa, cosa? Che praticamente ci sono delle estensioni web che permettono di condividere chat di doppio canali. Ah, top! Così. E poi dove le leggiamo? Mm, non lo so. Secondo me è un problema che ci porremo nel futuro. Sicuramente, perché All... si di nuovo in uh, doppio? Ah, eh, questo non lo so. Perché io ti sento benissimo, quindi no, non capisco come fai a sentirmi in doppio. Allora. Non oh, lo so. Ragazzi, in do casso sta Fortezza di Corallo. Cos'è Fortezza di Corallo? Allora, non vedo il gamberetto. Ho trovato una seppia, ma non un gamberetto. Tu riesci a vederlo? Ah, ma qui c'è una testa di morto. C'è il simbolo del gioco rosso. Uh, sì, uso il microfono delle cuffie lì per parlare, con, uh, per parlare con Rox. E questo qua è il microfono mio invece per, per parlare con voi. Rock se sei mutata mi hanno detto stai parlando allora magari sta parlando con la chat Marta no in realtà è perché io ti sento... mi sento sempre doppia mm. Mm, mm, mm. come facciamo perché non è successo ieri così capivamo ho trovato eh. ho trovato l'isola nel frattempo Bravo. Ok, è a Beh, nord. parlare perché sono doppia. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a risolvere questa cosa. Senti, doppia. Come facciamo? Uh... Eh no, non sono a posto nella live. Mi sento anch'io. Allora, allora provo. Eh. Ma così mi senti? Io così ti sento. Ma senti doppia anche te? No, adesso non mi sento più doppia. Ok. Praticamente Paolo si illumina un fumetto sopra il personaggio di Drac. Mi sa che senti corriente la sua No, non game. Oh, che succede? Ragazzi. Batisco nazionale. Batisco nazionale. Grazie per la sub, batisco bello. <ride> okay, boh. Allora. A posto. A posto? L'abbiamo risolta? No. E che cosa? No, non si è risolta. Senti ancora doppio? Se... Allora. No, niente, non sei mica risolta. Uh, scatolicchie. Proviamo così. Così. Io, forse, ti sento così. Mi senti? Cioè, son... Senti Io doppia? Così. Sì, sì, sì. Non senti doppio più. Va bene? No. Ok, perfetto. Sì, oh, perfetto, allora. Sì, 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 sì. Ho tolto, ho messo il micro, lo stesso microfono della live anche praticamente al, al Discord. Magari era quello il problema, che le cuffie sono troppo vicine, il microfono delle cuffie alle cuffie, e quindi sentivano due volte. Probabile. È l'unica spiegazione Probabile. che riesco a trovare, perché io li sentivo benissimo. Eh Però infatti adesso io sento, sento singolo, cioè, ok. Sento una volta sola. <ride> Perfetto. Va bene. Allora abbiamo... Grazie mille, Batiscone. Sì, abbiamo una, abbiamo una direzione a nord. A nord, let's go nord. Aspettate. Allora, intanto guardiamo un secondo. Noi dove siamo? Dove dobbiamo andare? Ah, ok. Direzione One Piece Domani? dice Eppi Direzione One Piece. Ok, ottimo. Domanda per sì. chi sa il gioco, e noi lo vediamo. Cioè, tipo c'è un raggio luminoso. No, dove... non ci sarà. Non ci sarà. Andiamo, Rox. Non ci pensare. Dobbiamo no, esplorare, no, dobbiamo no, scoprire. O... Il raggio luminoso è la direzione? È quello che voglio sapere. Ah, que quella, quella luce che c'è lì giù, eh. sai che mi sa che è, è un'inculata pazzesca quella luce. Allora, io ho fatto okay. qualcosa. Ho tipo aperto le... la vela. Sì. Dobbiamo andare a nord. Gira, 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 gira questo tarallo, Rox. Gira a sinistra, gira, gira, gira. Al vento, in che direzione è? E siamo contro? Dove, dove lo vedo il vento? Eh, alza la testa e vedi le correnti. Vabbè, tanto adesso ci mettiamo. Adesso gli andiamo a favore. Sì. sì andiamo, adesso andiamo a favore e si gode. Vai, vai, io vado alla mappa. Tu guida. Va bene nella direzione con, la, non è, direzione con la luce, devi guidare continuamente nella mappa dell'isola giusta. Vadi, vadi, sempre dritto. Così sta andando bene. Devi andare sempre dritto. Andare sempre dritto. Andiamo, signori, mettiamoci sulla. Oh, so che è successo? Devi dipendere da una luce. Non è The sims. <ride> <ride> Susanna, Susanna ci disse, dice che se abbiamo un indicatore all'orizzonte, non siamo dei veri pirati. <ride> Eccoci qua. Mi sono messo a fare la polena. Ci siamo, ci siamo, ragazzi. Ma quella è una luna. Ma intanto gioco. mi fai un favore e mi carichi. Um, come si dice i cannoni? Così per scrupolo. Sai. Come è? Dove stanno le palle? Di cannone? Qua dentro, le okay. palle di cannone stanno lì in quei barili e li devi caricare. Ok. Uh, lui che scenda mi sembra in pericolo ho paura che vada in acqua dicono di non fare la, pole la polena perché sennò temono per la tua incolumità ma non si preoccupino non si preoccupino un equilibrio perfetto Plop. Ah, <ride> vabbè, ma un'arma ce l'abbiamo? a voglia ne abbiamo due ne abbiamo una armeria e una da, um, una pistola e una spada ok da, da tiro una sciabola una spada chiama la combattimento ok qualità. come si usano ok così Un, eh, io ho <ride> pulsanti diversi quindi non saprei risponderti ok perfetto ho capito come si usano io in mente canzoni piratesche da quando ho acceso la live brava Susi che deve avere paura per la sua incolumità se, se Drac ci cade dentro. Eh. Allora, Drac, puoi suonare nel gioco? Eh, non so se posso suonare, ce l'abbiamo a fisarmonica. Puoi suonare. Sì, sì, sì. Devi aprire il volume, il... Sì, buongiorno. Il menu. Eccoti. Ma è una tarantella. Ci stai, ci sta. Ci sta, vero? Questa volta pensare che avete passato l'isola giusta da un po' di tempo. Ah, mi dicono che abbiamo passato l'isola giusta, probabilmente. Eh, ce l'abbiamo alla nostra sinistra. Girati! Ah sì? Eh sì, sì, girati, girati. Parte. Ah, west, west. Eh, w. Molti lievemente su le ve vele. Come Ma si diranno le vele? Ok. Al contrario di quello che hai fatto prima. Ok, vele a metà. Vadi, vadi. Ha girato a West. Ha girato a West. Vado a West dritto, vada a West dritto. Io controllo di nuovo la mappa. Uh, vada più a sud, vada più a sud. Almeno tiriamo sulle vele così abbiamo più manovrabilità. No, Batisco, non facciamo queste cose. Cosa, cosa suggerisce Batisco? Adesso voglio anche saperlo. Di fare una, uno scherzetto a Rox e buttargli una palla esplosiva in faccia così, quando me ne so aspetta, cosa Poi diventa molto violenta. Pirati na napoletani, esatto. Oh, la cavalcata di Valkyrie. È bellissima. Tu tu tu, tu, tu tu tu, tu. Isola in vista! Ma qual è? è? È quella? quella di fronte a noi. È l'unica isola che ci abbiamo davanti. Proprio unica. Quindi vadi, vadi dritto per dritto in faccia a quell'isola. Esatto, la stai puntando. Fai un po', un po' più verso ovest, leggermente. Alzami di più, cioè aprimi di più le vele tanto ormai... Poi magari... Se no, qua ci mettiamo tantanni, let's go! vele aperte. Okay. Oh, che succede? Vuol dire che siamo vicini. Eh, sì, stiamo ok, si sì, è l'isola. È questa è questa, ci siamo, ragazzi. Ma la barca è il wifi? Così possono navigare in rete. semnas <ride> ho bisogno di ausilio qui. Alziamo le vele e, e gettiamo l'ancora. Perfetto, gettiamo l'ancora. Ci siamo schiantati? siamo schiantati letteralmente sopra. Perfetto. Ci allora, sì, vuole più attenzione, mica posso guidare solo io. Eh. <ride> Ve le ammainate e lanciamoci all'avventura. Dai, è un paraggio. Apri eh, sì. il barile, cosa c'è? Sì, ma ci sta, ci sta. Bomba esplosiva, prendi. Le assi ci servono? Penso di sì. Le assi assolutamente prendile, per l'amor di Dio prendile. Prendo tutto, prendo tutto. Superfetto, boom. Cos'è questo? Allora. C'è eh, un coso tutto. congelato. Abbiamo una missione. Allora, spacca tutto. Io... Ma c'è un mostro congelato qui, ma lo vedi tu? Guardalo. Eh, sì. Spariamolo. No, qualc qualcosa mi sta facendo male? Eh sì, se stiamo troppo vicini fa male, però se lo uccidiamo I colpi sono infiniti, lo scopriremo a breve. No, non sono infinite per le munizioni, però in Ok. Distruggi tutti e tre i tipi di stato della Nereide maledetta. Ah, ok. Prendiamo sta roba, qualsiasi cosa sia. Le gemme. Gemma del godo? Gemma del godo. Andiamo. E cosa ce ne facciamo di sta roba? Eh la vendiamo, penso, no? Boh. Controlla un attimo la nave. La nave sta a posto. Cosa fatto da me? La nave sta a posto, no? Siamo pieni di buchi. Oh, cazzo! Ah, perché ci siamo eh, schiantati? Continua ad, ad, continua ad accapparrare tutto quello che. Ah, ma la gemma l'hai lasciata a terra. Tu. Adesso la prendo. Come faccio? O oh, cosa faccio? Perché posso metterla così? Contro luce? Cosa succede? Oh, posto e tutto in ordine nella, nella mia barchetta voi che mi criticate il mio bellissimo parcheggio non c'è il sole, qualche... eccolo bellissima. là è super in forma cosa serve me porgere questa cosa, niente? sì, cosa ci dobbiamo fare con quei sassi? eh, sono gemme, sono gemme quindi li andiamo a vendere appena possiamo mi dicono e che sono da vendere sapere, come non puoi creare buchi ok io ti ritiro la patente eh. Dove li mettiamo nella cassa? Eh, immagino di sì. I suppose. Eh, nei barili. Non, non lo so, non me lo fa mettere da nessuna parte, sta Gemma. No? E eh, ma non possiamo neanche metterla via, cosa ce ne facciamo? Ci trattiniamo così, a manina. Eh, non possiamo tenere la Gemma in mano tutto il tempo. Qualche modo per, per ah. lasciarla a terra ci sarà. Basta, io non ho mollata. No, ci serve, prendi, prendi, sono soldi. Eh, ma come facciamo? E un modo lo troviamo. Dobbiamo oh, trovare un tasto. Qualcuno lo sa? Come si molla? Come si smolla sta gemma da qualche parte? Prima come l'hai molla, mollata tu? Perché sei di nuovo doppio? Oh no, davvero? Sì. È un palle. Non è possibile. Vuoto, vuoto, apri. Abbiamo una cassa da qualche parte, secondo voi? Sì, sotto coperta. Usa Bari barile d'acqua. Eh, prendi tesoro e lascia, la, la, ah, lascialo sulla nave. Portandolo indietro alla base qualcuno te lo compra. Corsiere di indumenti. Okay. Cassa Va di guaggiamento. Va no. Da Battista, anche se ha detto che non... della vanità. Oh, ma qua posso, fa posso farmi il capello? Posso fare le cose? Uh. Sì, sì, sì. sì. Dove l'ho lanciato? Beh, per il stesso. momento no. Serve un boccale di broghe, inizia a cucinare. Ma io voglio una cazzo di cassa dove mettere sta gemma. Non ci stanno le casse per mettere la gemma, scusatemi. Fuck, ma perché sei di nuovo doppio? Non lo so. Oi, no, dove, dove, cosa, cosa sta facendo? Ah, uh -huh. Sali su questa scala. Ciao Eli, grazie di essere stato qui. Un bacione. sto grazie. Ciao ciao. È drac doppio. Un doppio drac, doppio godimento. Per forza. Esatto. <ride> Mi viene il mal di mare, raga. Ok. Io soffro il mal di mare. <ride> ah già, ma tu sei pure talassofobico, sbaglio. Più o meno. Più o meno. <ride> Ragazzi, non riesco a, a smollare sta gemma in nessun modo. Prendi posto e poi fai B. Con B? Sì. Cioè, su. Vai su, poi mallà dove cazzo ti pare. Sto schiacciando B da 3 ore. Vabbè, faccio All prima certo. impostazioni da mouse cammina sgancia, Perfetto, va che brava che sono io. Ma ah. adesso un bario. Allora, eh, Roxie che ci con X dato che non Perfetto. Perfetto. <ride> <E litidisca>. <ride> <ride> Perfetto. <ride> Ah, xx, eh, ok, l'avete scritto mille volte, grazie ragazzi. <ride> Perfetto. Bene, abbiamo, abbiamo fatto? Qua abbiamo finito? Era questa, quale che dice la missione? Tu ce l'avevi la missione, no? Che dice? Dove la, dove la leggiamo? Non so. Cosa dice la missione? Uh, Di il, teso, il tesoro segnato sulla mappa. Ah, non abbiamo disotterrato un cazzo noi. Eh, no. Ci abbiamo la palla? Si, sì. um... allora intanto. La mappa, devo alzare il volume di Rox. Allora, lì è lo scoglio vuoto. Ditemi, non posso leggere le mappe. Ditemi se così va meglio la, il volume di Rox. Perché questa qua è la, è, la, è la cosa che facevo quando facevo Jack Sparrow, eh. Marta, perciò ci i tre attaccati. Microsoft Word questo non mi serve per favore. È, è di nuovo doppio, non sa orientarsi, assolutamente. Allora, fai vedere la mappa dove dobbiamo scavare. Dove c'è la X. Ok. Allora, questa qua è l'isola Gamberetto, dietro al Verdume. Dietro al verdume, quindi qua. Immagino. Lo metto qua. Ho trovato il forziere, ecco qua. Che bella la lettura delle mappe. <ride> ok. Boom. Ma perché sei di nuovo doppio? Non lo so. Lo metto sopra Dracula. Eh? L'Arken dice che c'entra. Io non lo vedo il fumetto. Parla. Ah, ok. Adesso. Adesso prova, sei prova. Posto. Sei a posto. Sei bellissimo ora. Ok, perfetto. Raga, sta cosa che quando mi avvicino alla scaletta fa inizia a fare su e giù. Vive la nausea. <ride> Pronti? Partenza. Aspetta, aspetta, a questo punto non torniamo a consegnare. Andiamo al prossimo tesoro. Te. Prima devi avere una meta. Eh, giustamente Purti perché vuoi fare, puoi... fare un'altra missione? Ma vuoi mettere più missioni insieme? Direi di sì. Vai, metti. Allora, noi abbiamo delle mappe, no? Abbiamo. Mm, questa mappa. Che è questa qui. Ok, un'altra mappa ancora. Oh, ci sono un sacco di cose da prendere qui. Ok, allora. Uno con tre contante. Uno con tre contante, andiamo. Uno con tre contante. È trovata subito, è trovata subito, si gode. Sei troppo bravo, sei troppo bravo. Detto okay, orientamento è il io. mio mestiere. È dietro di noi. Sì, sì. Allora, come mi levo sta, sta palla da mano, E non lo so, in realtà io so messa i messaggi. Come si chiamano? I <ride> comandi. Scus Scusate, ragazzi, se, no, se non mi state state scrivendo un sacco oggi. Non capita mai che scrivete così tanto. <ride> Assurdo. Patisco, <ride> si lamenta che sto ignorando la. Sc <ride> sto scammando la chat. <ride> <ride> C'ha ragione. Uh, siete bellissimi. Allora, Dov'è Dov la direzione? Allora, la direzione tu inizia a prendere posto uh, la direzione sì, a posto. sei a posto nord nord ovest aspetta. però poco ovest tanto nord bisogna <ride> dire poco ovest tanto nord <ride> fondamentale allora abbassiamo le vele aspetta fa, fammi prima girare se no andiamo sopra <ride> ecco abbiamo iniziato a imbarcare acqua ah si sì? è uscito scritto? sicura? No, però lo vedo. Dove lo vedi? Ah, bella l'acqua. Però non abbiamo rotto, giusto? Spero. Non sembra. No, è ancora tutto a posto, Roxina. Eh, vai sotto coperta, vai sotto sto, coperta. Sto sotto coperto, sotto coperta, è tutto a posto. Ok. Finché non vedo l'acqua che esce, è tutto a posto. è girato sta nave? No, poi devi se no, poi devi. Come si dice? Tirare fuori le assi. Le assi. No, non solo il secchio e svuotarla. Ah, certo. E eh, vabbè, non ti preoccupare, Ma svuotiamo tu. Non mando tutto. mai bacini. In che senso non mando mai i bacini? Scusa, cosa <ride> dici? Cosa, cosa Ve li dici? mando io i bacini, non <ride> preoccupate, ragazzi. Ve li mando a i bacini. <ride> allora. Ma io sto andando nella direzione giusta? Ma devi andare un po' più a ovest. Gira, poste. gira. Verso la W, vai, vai. Devi stare sì, proprio devi a nord-ovest. Che... Ok, Però, stop così, dritto. Devo capire che i, um, come si dice, le barche si girano lentamente, quindi non possiamo esagerare. Tranquilla figlia, vai, vai. Però questi, questi diamantini io li metterei da qualche parte, che qua buttati così, ti vedo ah, proprio sì, che... Lì. Susanna ti ringrazia per i bacini. Tanti bacini, Susanna. Allora, io voglio i bacini della Rox, ne ho avuti tanti da Dracula. Eh. <ride> chi è, chi è? Fermo, ammaina le vele. Aspetta, sto posando i cosi qua. Perché devo mai Che è successo, che devo mai vele? Stanno attaccando. Delle robe per... No, oh, dove è? siamo? Giù l'ancora. Giù l'ancora? Ah, ah, ma è un cazzo perso, di forte... Ma ho perso tutto il loot. Perché ho perso il loot? E lei in fondo, c'erano delle casse, eh, tranquillo. So. E poi voglio anche io bacini da Rox. <ride> voglio <ride> tutti i bacini da me Carine. allora là in fondo io avevo visto delle casse in acqua. Vai nuotaci, Rox! Sì, certo, con le onde che vanno esattamente in quella direzione. Coglioso io finisco in tanta mona. E io l'ho perso, non ci sono più. Eh vabbè, è andato, Ma la cassa del tesoro invece dove l'hai messa? È sotto coperta? È qua? Poliziere del naufraggo, ci sono. Ah, ok, niente. perfetto. Sotto coperta è no, più sicuro. Sei sotto. aperto nudo, sei aperto nudo con la giacca. Fondamentale, sono proprio io <ride> come mi vesto quando vado agli eventi, è proprio perfetto. Prendi posto. Uh, mi posso mettere qui, no, qua cosa vuoi fare, Rock? Sto esaminando i nemici. Ah, ok. Guardate che luna, ragazzi. Allora, Badisco dice che ci sono un sacco di bacini, ma anche Femori se servono, che <ride> coglione, Rox, <ride> ma le pietre? Che senso le pietre? Sono molto fiore di lei questa sera. Perché? Fiero di me? Cosa ha fatto? I zaffiri li ho presi io e li ho messi qua. Se quelle là sono le pietre che intendete. Ha ah, preso, preso un po' di, di. Uh, davvero bella la luna. Non c'è l'inquinamento luminoso. Sa so, so te. Secondo me, quello è un posto dove ci sono tanti nemici. Quindi, secondo me, ci aprono il culo a Bene, andiamo. Non abbiamo una scialuppina. Scusatemi. Uh, non penso, però abbiamo i cannoni. Ma io non mi metterei così a cannoneggiare. Sto governando bene. ma... Grazie, Batisco! Ma che bella cosa mi dici? Ma grazie! Ne ho vista una su quell'isola di scialuppa. Raga, io non riesco a vedere una ciola. Aspettate, aspettate. Parliamo in giro. Vediamo un po'. Vinocoliamo. Ragazza, io. Forse non è proprio, proprio il dojo. adattissimo a me. Io non binocolo più. Si sposti. Mi salti, mi salti. Lei ce la fa a saltare. Vada, vada. Eh, la saltare. Sì, la vedo la scialuppa, la vedo. Ma come Lì... Il remè. Ve mal di mare. Andiamo, andiamo. Ma All'arrembaggio. Sì, andiamo. A cazzo duro, senza puoi futuro. <ride> moriremo malissimo tanto dopo ci abbiamo lasciato l'uffa di salvataggio in realtà no, la prossima volta male. che vedi praticamente i forzieri le cose in acqua dobbiamo spararli con l'arpione per prenderli ricordo che e dei miei amici facevano così con l'arpione. eh sì però ehm, è che erano tanti cioè con gli arpioni non ce la facevamo, mica secondo me facevano mm. prima tipo a circumnavigare e tipo a rinseguirle però è anche vero che le onde stavano andando molto veloce eh sì mo si è calmato un eh, po' il mare. poi li possiamo tirare su dalla poppa sì Infatti, quando ho fatto il tutorial per, ehm, per imparare un po' i comandi, per vedere com'era la situa, avevo. Eh, l'ho dovuto fare due volte perché la prima volta avevo trovato prima una scialuppa, l'aveva attaccata alla barca poppe? e poi la barca mi è spawnata. Si parla di poppe, dice Marta? Poppe, poppe! Sì, le poppe sono molto. Trova la Nerede e interagisci con lei per tornare alla tua nave. Ah, ah davvero? E fa spawnare lì? Ok. Cosa magica. Magicissima, però abbiamo okay. il. Anche per te, Marta. Allora, metti, vedi sull'isola del mare dei ladri. Mi sono aggiunta al diario. Ok. Allora, tu solo che lui non va in crisi esistenziale. Io sono sempre in crisi esistenziale, Amo. Ci sei? Io sono dietro di te. Ah no, c'è certo, più o meno, io sono in alto. Rubiamo tutto. Oh, c'è del cibo! No, no, per... Dove? Dentro a questa cassa, io ho la sensazione ho dei fermi? che adesso ci aprono tutto piccolo trucco per guadagnare un po' di slancio da sopra l'imbarcazione. Caricate la spada che vi brucia un bel po' di strada. Ah sì. In che senso? Allora, stavo per attaccarti tantissimo. Ma se sono lui con il nome in testa, no? perché mi attacca? Eh, che, che, vuol, che, che vuol dire? Che vuol dire? Io attacco chiunque. Oh, ma io voglio questo. Eh, però vedi qua. Ha allora, scoperto il, te, il tesoro. So che... Okay. Dice che hai scoperto il tesoro, cosa hai fatto? No, no. è una, un barile di polvere da sparo. Perché lo metti sulla ascialup così ci fanno saltare in aria direttamente? No, me lo voglio portare a casa. È okay. polvere da sparo è eh. eh, molto pericoloso inario. esatto non importa non importa allora la della spada da murata ok la spada è un attacco ah sì, no la spada è un attacco caricato questo lo so no ma io allora ce l'ho già le noci di cocco non le voglio io voglio queste ah altri. ma dobbiamo scavare comunque dimmi un po' dove devo scavare fammi vedere la mappa ah giusto prima io stavo boh saccheggerellando e mentre tu saccheggi allora, io trovo il tesoro è... almeno è questa la mappa in cui siamo? Dove sei? Sono qui, sono qui. Sì, è questa qua. Allora... Per veri pirati temerari. Io sono temerarissima. Allora, devo trovare il cucuzzolo e andare dalla parte opposta praticamente. Il cucuzzolo della montagna. Dov'è? Ok, dovrebbe essere questo. Questo qua è il cucuzzolo, quindi dalla parte opposta. Madonna. Mi, sto, mi sono ingrippato nel cucuzzolo. Ui uh, pesciolini, guarda là. I pesciolini tropicali ci sono. Io ho fatto la pesca. È lunghissima. Cioè, nel senso è molto divertente, ma è molto lunga. Sì, sì. Beh, dobbiamo provarla poi. Allora, la puntata la chiamiamo San Pedro. Esatto. Altra polvere da sparo. Polvere da sparo. Potrebbe essere da queste parti. Ah, la polvere da sparo, nulla mi può fermare. Ah, oh, ho trovato delle larve. Delle larve? Eh sì, scavando ho trovato delle larve per... Penso per... Uh, per pescare. Uh, ah sì, ha senso, bravo. Bravissimo. Questa allora. polvere da sparo... <ride> no, bravo, sta facendo la scorta di polvere bravo, da sparo, è finita ragazzi. Raga, eh, ma scherzi, eh? Ne ho visto un'altra? No, è un'allucinazione. Sì, che ne ho visto un'altra! <ride> Ma la montagna è alta così? Ma esplode Rox. <ride> no, non esplode Rox, ti prego. Adesso Drake fa lo scherzo e spara i bali... Vabbè, a eh. esatto, con me vicino. <ride> uh, fammi rivedere la mappa. Sì. Devo capire questo, questo laghetto qua in mezzo dov'è. Vai, vai, ah, giusto, ho sbagliato. L'ho ho <ride> shot, eh? Ok, avevo sbagliato, avevo sbagliato il pulsante. Allora, so se sembra, quando è eh, arta. Boh, non mi ricordo tempo fa. In realtà, con uh, le sabre galate di Rip, siamo riusciti ad arrivare a i due rovi, le due motte, abbiamo fatto le motte danzanti, che twerkano. Il, il Pikachu del twerk è fondamentale. <ride> Allora, capiamo, io non vedo. Ah. Io vedo altra polvere da sparo. Da sparo ok, quindi siamo proprio dalla parte opposta di dove dobbiamo andare. Che qua c'è la lingua di... di acqua. Io tanto non ci provo neanche a, a capire. Quindi Ma devo andare di là. O abbiamo sbagliato sì. isola. Semplicemente. Secondo me abbiamo sbagliato. Mi hai portato in un'isola sbagliata, padre. È forse un'isola prima di quella là che ci serve. Palle di cannone. Edo. Ciao, Edo. Ciao, Edo. Siamo in un'isola sbagliata? Però, intanto qui, a parte le, eh, questo che me lo prendo, assolutamente. Tanto? E, trova la Nerade e interagisci con lei per tornare alla tua nave. Aspetta. Eh, no, la Nerade no. dove la troviamo, però? Eh, è un'ottima domanda. e eh, dovrebbe essere io... la statua che abbiamo rotto prima. Tipo, come sta andando? Eh, Drak mi porta in isole che non sono quelle corrette. <ride> Ma è colpa mia, <ride> guarda un po'. Assolutamente. Tu ti feri in verde, i barili in viso di fantasma. <ride> se se, se c'è una cosa che io ho sempre detto che non so fare, è orientarmi. <ride> Io sono stata molto palese sulle mie capacità. Allora, trova... Eh, niente, dobbiamo trovare sta, sta statua. Ma, ma prendiamo, prendiamo per favore la scialuppa e ci andiamo a fanculo a sta isola. Ma infatti la scialuppa è carica, eh. è carica andiamo. per salpare. È eh. Eh, carica per saltare proprio. <ride> per saltare. <ride> esatto. andiamo allora. Aspetta, aspetta, io sto ancora raccogliendo munizioni in giro. Ci hai fatto scendere giù un mese prima. Cosa? Oh, batisco dove? Ah, per l'isola dici? No, no. Marta ti dice che sei un padre irresponsabile perché mi fai perdere nel grande mare. No, no, sono un padre irresponsabile che ti faccio mettere la... gli esplosivi sulla barcatella. È l'unico modo in cui posso essere irresponsabile. <ride> <ride> ah. Andiamo, dai. dai. Ah. Seguimi. Ma la polvere da sparo... Cioè... Io volevo un altro barilotto. Ma, cammina! <ride> Salta in aria la barca quando proviamo a muoverla qua. Usa Forza. Aspettami! Dove Sto sei? Ecco di là, Sto forza. Mi hai scaricato di bar... ah no, ok. Aldo ci ha fatto scendere un mese prima, cos... Aldo. Poverino ridendo la sua battuta. <ride> eh, allora? No, no, non l'ho capita Xemnas. No, aspetta, stai andando all'indie... Posso guidare io? Uh, va bene, aspetta, come si esce? Tiè, vai, guida. Adesso potremmo saltare proprio in aria. Guarda là, cioè c'hai... una cazza di esplosivo in, in braccio. Stai andando sopra la terra, terra stai andando. Io stavo eh, uscendo. Sto cercando lui. di... <ride> no, stai sta sei tu che ci hai portato qui. <ride> Devi andare dritta e non al contrario. Eh no, amo, al contrario... Scusa c'era un altro tasto per farti andare dall'altro lato Eh ma siamo sui sassi, è finita Posso spingere non la barca in qualche modo? No no, no, no non un troppo, con screen. la violenza Con la violenza si risolve tutto <ride> <ride> No volevo <ride> Voga, voga <ride> Oh Gesù, secondo me se la È la che una brutta persona. persona, no no, non è vero, non sono una brutta persona No, <ride> mettilo giù ti vedo, eh? Ti vedo che vuoi, ottima navigatrice. Ecco, Scusi qua sono normali. ieri se sembrava se ah. se oh, il... No, che paupix sembra. siamo bloccati. Eh, certo che siamo bloccati, ma vedi dove siamo. <ride> cioè guarda, <ride> per favore. Spingi, posso spingerla allora. Ah. Oh. No, munizioni. Ok. Ci sediamo! Ok. Ah ma era una citazione Aldo Giovanni e Giacomo scusate ragazzi, sto un po' sfasato. Che sembra. la uh... mia scialuppa. O la mia cialuppa. Eh, lo so che ci sono due tassi per rimanere al contrario, ma Rox non ci credo. <ride> io sto rimando giusto. Non rompete le scatole <ride> sono... è bellissima. È un... Ho la visione delle munizioni. Questa è una perfetta navigatrice Exemnas. metti, eh, que metti quel follow sulla, sulla, sulla vetta a forma di mosfet cioè, sulla, sulla pietra a forma è sulla di mosfet è sulla poppa, giusto? Andiamo? No? Sulla poppa, la prua. Dove ah. vuoi andare? Che vuoi fare? Mi abbandoni così in nave. Sei un padre del genere. Siamo, siamo scesi a un'isola. Prima Sì, si. Ma di molla lì. No, no, no. Quale dimora? Dove sei? Perché sei ancora sulla cosa? Non lo possiamo, agga lo possiamo agganciare alla nave? Ma sì che possiamo? davvero? Ma dove? Non è troppo piccola questa nave per avere una scialuppa? No. No? Sto cercando di... Eh, infatti sto cercando di girarmi, però. Devo dire che... Il... Um... Il mare mosso non mi ausilia la, la situazione, no? Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Scusami, non lo farò mai più. Sei troppo nell'alto. Yahoo. Yahoo. Dai. Segnami sto prompt. Amo. Auxilio. Secondo me non si può fare. Sì, sì, si fa. Si fa, si fa. Ma te l'ha detto qualcuno che, che ecco. ha giocato al gioco? No, perché l'ho già fatto. Ah, ormai già Remi, Mi esce anche a me, aspe'. Eh, Sono fottutamente okay. brava. Sono troppo brava. Ok. Troppo... Giù con le munition. Secondo me sì, eh, Xemeras si chiede se schettino è un personaggio di questo universo narrativo, male. <ride> <ride> Ci sono io, <ride> allora, iniziamo. Cosa? Cosa ho fatto? Tu sei schettino porca puttana, ma è. Sei itale, tu che, che sei schiantata nell'isola. Sì, che c'è una rotta. Okay. ok, allora guidi tu. Ah, grazie per il follow. Oddio, scusami. Uh, Cirri. Cirri, Cirri, grazie. Nordovest. <ride> Scusate, Andiamo. sono un attimo in fase accecamento. Cirri, benvenuto, benvenuta. Benvenuto, benvenuto. Dove? cazzo sono fiera dei miei barilotti da sparo. Ma siamo bellissimi, ma ciao gente! Ciao gente! Ciao, gente. E ciao. navighiamo per i mari insieme! Padre e figlia, che van proprio lì! Sì, li ho caricati! C'è una micetta, vedi quando sono carica! Sì, sì, sì. Allora, mi confermi che l'isola è quella davanti? Come cazzo faccio a confermartelo? Che vedi mi un attimo sulla mappa! Ma barili nella stiva! Ok, grazie del consiglio. Vedi, un secondo la mappa, mi dici se sta andando bene? Uh, forse? Ah, la mappa grande? Eh, sì, certo. Arrivo. Sì, stai andando giusto, sai. Ok, perfetto. È proprio quella a cui stai puntando. Eh, Voi lo, lo, lo so, lo so, dire se... è troppo forte. <ride> Marta che mi capisce benissimo. Che ha detto, che ha detto? Eh, no, non vi consiglio. Ah, ok, grazie. Quindi tu dici esterni proprio qui fuori, Cirri? Eh, più li mettiamo dentro, più esplode la, la nave. Ok, allora stanno tutti fuori qua a lato. Così se ci tirano una cannonata, saltiamo in aria che è un fuoco d'artificio. <ride> Come procede questa Pirate Night? Allora, io ho un padre del genere che mi fa perdere nel mare perché non mi dà indicazioni corrette <ride> ma non è vero proprio io sono perfetto guarda come sto, sto io sto seguendo perfettamente la route guarda un po' guarda io un po' sto caricando la nave di dinamite eh guarda oh, che bello di <ride> <Io> sono di <ride> un contento che te ne dai siamo arrivati abbassa un po' cioè alza un po' la vela a metà di più di più non di più guardare quel cazzo che mi pare? Vai, vai a manare la vela. Che possiamo farci anche a nudo Amainiamo. adesso. Aspetta, butta giù l'ancora. Facciamoci No, vai, vai. Ecco. Se no, ci Cioè ci, 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 ci schiantiamo. Eh, questa okay. cosa assolutamente a prova di sigaro. Esatto. Comunque, adesso dice Batisco: dice Batisco è una cosa fondamentale. Ma io ho visto che Roxy è fatto la, la, la county signist. Bah, che gentaglia, questi assolutamente. pirati! Assolutamente. <ride> assolutamente. Siamo i pirati? Fondamentale. Che stai facendo, Rox? Io seguo i consigli di... Cosa pensi, è su, che cos'è? Il mondo persi. sta cambiando. E con esso vagano noi pericoli. Vai, leggi. Tra cieli sconfinati e acque insidiose, veleggiano uh, fieramente sul mare Iracondo le navi pirata del nuovo mondo. Sailor's Mountain. Va bene. Ok, solchiamo i mari con tutti i giocatori. Drax è un pirata, sono un pirata, ciao Antonio, benvenuto. C'è anche mia figlia Rox che è un pirata, guardala. Ciao. Mi raccomando andate a seguire anche molto... mia figlia Rox. Io sono molto impegnato in questo momento a metterla a dinamite. Rox, ma davvero vuoi far saltare in aria la nave? Non abbiamo ancora consigliato no, la ma... missione. Solo la polena. <ride> solo la polena, non ti preoccupare. No, saltare in aria tutto, lo sai, non soltanto la polena. Oh, ce abbiamo avuto oh, dei, dei soldi. Così. E poi la decorazione. Eh, ma probabilmente per le missioni. Io ho detto a Drac di far perdere ancora una volta quale canzoncina di scuse. Io sono d'accordo con Marta. Cosa? Ma la canzoncina tanto è già stata riscattata oggi, quindi è andata. Apri cassa di legname. Apri. <ride> Sinist è vero, vero a dire che ti rubano tutto. Che gli rubano tutto qui. <ride> Povero <ride> Sinist. Tante coccole a Sinist, ragazzi. Allora, Rox... Wow. <ride> Perfetto. No, l'ho presa io. <ride> Come ti sei fatto? Con l'arpione. Te l'ho rubata da mano. Allora, allora stai fermo lì, assolutamente. Aspetta, i miei nemici. Te l'ho detto che c'è del godo con l'arpione. Dove sei? Dove cazzo sei? Ti ho mosso. <ride> Ma stai picchiando a qualcuno, Rox? Sì. Sto conquistando della carne io. Ma stai picchiando delle galline, Rox? Sì. In questo... No, ho le tasche piene! No, eh, aspetta, devo venire managgio. a ruotare le tasche Porco, Dio. addio. Ciao! Molto mio. Dove stai andando? Sono Dobbiamo scappando. scavare. Dobbiamo scavare. Ma c'è gente che mi insegue! Ma chi ti insegue? Ma ho degli scheletri! E mo li spacco io. Si scheletri. Ma... Oddio, no. che cazzo è quel coso gigante che è uscito, Rox? Capito. Vieni a combattere. No! come meno... Madonna, ma cos'è quello? Ma che cazzo è? Cazzo di mostro di cristallo gigante, un granchione gigante! Spara, I! qualcosa! Ok, l'ho ucciso! L'hai colpito con un colpo almeno! Ho sbagliato! Sì, l'ho colpito con due colpi! <ride> Allora, io come faccio a curarmi adesso? Con l'ananas? Lo mangio? Eh sì, sì. Buona la coscia di pollo crudere e da un sacco di salute. Sì, ma io la so anche cuocere bene. Allora, io voglio svuotarmi le tasche, perché sennò no, poi non posso raccogliere le mie cosce di, col le cosce di pollo. Le cosce di pollo! Allora, era so dietro la montagna svuotare. alta. Allora. Era dietro la montagna alta, vediamo. Via questo. Via queste. Andiamo sotto coperta. Ma c'è anche un maiale qui. Sgozza il maiale. Via queste. Ok. Sgozzato il maiale sì, c'ho... Ah, non, non posso prendere la carne perché so, so pieno anch'io. Cosa di collo? Allora... Ok, io ho il coso vuoto. Cioè, si chiama inventario. <ride> Perfetto. che si cambiava no così cos'è sto coso così la sì, sì, mela la mela grana sì ne abbiamo già in stiva ok addio pollo non so perché ho fatto questo maialino nero per la preservazione della fauna e della flora assolutamente allora Xina mi devi far vedere un attimo la mappa dovrebbe essere a uh... queste parti volentieri un attimo Ciao, no, guarda Allora. vado a mangiare cose in giro e per cosa intendo i polli allora lì ci stanno le montagnelle dall'altra parte praticamente fra proprio zona spiaggia ci sta un pezzo di verde adesso ok andiamo è <ride> il commento di Marta cosa Mi ha scritto? Ha cosa è scritto. povero capiccione ha perduto la vita <ride> Povero gabbiano allora parliamo. Oh, io, sì, cosa sei tu? Vieni qui, maiale. Vieni... Il maiale nuota? Eh, non più di tanto. Quindi, se sta andando al mare, si è fregata da solo. Vieni qui, pezzo di maiale. Ah, ma tu sei qui. Ok, è morto. Vai, che brava che sono. Eh, se vai oh, per di là wow. trovi un altro Un altro maiale morto. Ok, andiamo a prendere il maiale morto. Tu, tu, tu scava, è importante. I maiali in questo gioco sono mezzi subacquei. Dove la trovo sì, la mi missione? in batisco la mia mappa. Ah, non è questa. a dormire. Buonanotte, okay. è vero. Cazzo, sono già le 11. Marta, non dovresti dormire così per chiedertelo G gapiccioniano ancora più esotico esatto oh con, del pollo allora okay, secondo grande secondo me cosa interessante ma gli altri porzioni di india ho anch'io la mappa Rox abbiamo scoperto questa cosa esatto ma Rick ma con i vittini Rick grazie <ride> c'è quel pop di mio figlio grazie fratello Ciao, ricchino! <ride> no, Marta, rimani con noi fino a mezzanotte, dai. Forza, Allora, c'è un diario, te lo leggo? Vai, leggi, leggi. Il fervido legame creato da una vita di pirateria insieme perdura ed è ora mosso da finalità ancora più infide. I legami devono essere spezzati, solo l'ordine può liberarli adesso. Prendi la ricompensa. Abbiamo ricevuto una missione. Oh. Ma mattina non mi sveglio più. Non importa, Marta, non ti preoccupare. Cos'è? Una roba incendiaria? Ho oh, una bomba incendiaria! <ride> Dovete sapere... Un messaggio nella bottiglia. Una ...piromane. Un pochino. Uh, Lecce Glue è famoso per i suoi magnifici ritratti, ideali per arredare la cabina di un capitano. Lei sì che sa come, creare un il, come catturare il filibustiere che è in te. Questi ritratti devono essere consegnati a Help, Il, uh, Please, Il, t ed Ede, Evil Monkey. Debo... Abbiamo un'altra missione. Ok, siamo andati a 200 missioni. <ride> Perfetto. Vabbè, bravi noi. Io sento rumore. C'è Chiangi canale, uh, è passato anche di qua. Quel po' di Rick. c'è tanto piroma. Drax è matissimo con la bandana. Ti piace, questa qua è quella che usavo per fare Jack Sparrow. Si gode, si gode. Il cappello non c'entrava. Con, uh, <ride> con uh, le cuffie, quindi non l'ho messo. Vieni qua tu, che deve essere qua, ragazzi. Come stai, Rick? Come è andata la giornata? Con coppio eh, se non erro. Dove sei? Non ah, si se uso. Posso i in piccioni? <ride> che palle! Si è perso i piccioni. Per dai, <ride> Ma dice che le incendiare servono a fine, giornale, fine giocata per dar fuoco alla nave e affondarla. Ci sta. Che tanto ci hanno una nave nuova ogni volta, giusto? Sì. Da quello che ho capito, sì. Con, loro, con noi dentro assolutamente. <ride> Io sento rumore di maiale. Maialino. Eccoti! Ho allora, colpito? Adesso che sei tornato a scuola vabbè, che sarà mai Rick. Unico dai, dai, suonate. Sentito un mezzurro da mia nonna di sopra. Oh, io... Titanic Parte 2. Un altro maiale, raga. Maialopoli. Dovresti essere morto, eh. Io ti ho colpito, maia che non posso, non posso scavare il mare. Me lo son persa? Madonna, tutte larve qua. Io mi sono persa il maiale. L'ho ucciso o no? Non lo so. Vuoi fare a cambio? Guarda, Rick. Uh, molto meglio la scuola che il lavoro da certi punti di vista. Beh, aspetta, eh. cioè, ok, aspetta un attimo. Io mi ricordo la scuola come un po' un incubo. Eh. Sì. Dibattibile, sì, io stavo malissimo a scuola. Ci sta, allora. Dovresti essere morta, gallina di merda! Ho trovato un tesoro! Ho le Basta, ah. muori! DOX cerca il tesoro, esatto. Ma le galline mi, mi tauntano. <ride> le galline ti tauntano? Mi vogliono <ride> morire. Allora... Non sai cosa stiamo facendo noi, soprattutto? Io ho trovato un, io, il primo dei tre tesori sì, che dobbiamo tommiare. trovare. Tu <ride> stai andando a maiali. <ride> allora, prossimo tesoro. Se vuoi iniziarlo a portare no. sulla barca, io l'ho messo di fronte alla situazione. No, è pieno. Poppe, poppe anche a te. È pieno Guarda. di poppe? Dove poppe. sono le poppe? Le poppe per tutti. Le poppe, le Apriamo poppe. Le palle di cannone. Ci sono, ci sono le poppe nei barili. ]ibile. Ah, ma tu non hai visto queste altre isolette? Sono piene di maiali. Davvero? Eh, comunque l'inventario pieno <ride> pieno di maiali Pieno di maiali, oh, ci sono altri maiali. Ah, ma sei là in fondo. Corriamo. Eh sì. Allora, parliamo. Perché non c'è una delle poppe? Eh, in realtà ci può stare. Dovremmo farla, una motte delle poppe. C'è quella del culo, però. Che tuerca. che mi passa, mi Rick. Che pop. poppe. no, grazie, solo dette. Che poppe, che Rick, guardalo. Guardalo. Poppi Rick, sono la stessa cosa, Rick. Ah! Ok, l'ho gestita meglio di quello che mi aspettavo da me stessa. Cosa hai fatto? Ho ammazzato uno scheletro e non ho neanche urlato. Ah, eh? perfetto. Oh, eh? Sta crescendo mia figlia, ragazzi. Si gode. Ma Queste sono tutte larve, madonna mia. Vuoi la mappa? Vai, vai, mappami. Aspetta, uh, missioni. Dove sei? Qua. Allora, isoletta. Isoletta. E dovrebbe essere questa. Dice praticamente. La pelzano un altro po'? Di franco non ti ho sentito urlare. <ride> Che cosa? pensavo che il mio microfono non funzionasse perché non stavo urlando. Eh, o stavi urlando troppo forte, che sa, perché il tuo microfono muta quando arrivi agli ultrasuoni. È vero, quello è vero, il mio microfono muta quando arrivo agli ultrasuoni, però non in questo caso, perché sono stata coraggiosissima. Scusami un attimo, fammi vedere anche a me. Popayano della nave tecnicamente è un corso. Eh? No. La poppa, la poppa è la poppa. Allora, quella è l'isola grande, giusto? Sento dei qui? brutti rumori. Oh, ok, questo è brutto. Muori, rumore. Cos'è? muori. muori, Ok, carino. È morto. È morto. Brava, Rox. Non sto neanche così male. Sono stata bravissima, raga. Sono, sono passi avantiissimo. Adesso scava, Rox. Io raccolgo le larve. Tanto <ride> credo di autobannarti. Esatto, Rick, non facciamo i popi, eh, mi raccomando. Rick sta facendo troppo il popi... Troppo popi il Duck. eh? Yeah, troppo... Eh, vabbè, avete capito, eh? Abbiamo capito, abbiamo capito. <ride> Interprete, inter... In ah! Non so parlare. Allora, raga... Dov'è la, la esatto. Sei sicuro che siamo in quella giusta? Poi Adesso detta da me mi... in effetti. Scusami un attimo, eh. Sì, per forza questo. Adesso che qua ci, riguarda... sta, ci sta il cazzettino al centro praticamente. Adesso. Ok, e davanti a me ho. Sì, è questa è quell'altra là, praticamente l'altra isola col tesoro. Questa qua, c'è cioè, questa qua è il centro che fa quella striscetta di terra, e questa è l'altra isola col tesoro. Che in realtà c'è un punto di riferimento abbastanza grosso. Questo uh, ripeti vanno in guerra. Ma ripeti chi rimane, ripeti, ah. mm. adesso andremo avanti tutta la serata, così <ride> oh no. Ok, questa qua dovrebbe essere più semplice. Sembra essere proprio qua sotto. Sotto il pietrone. Oh no, ho preso il posto sbagliato. Perfetto, dovrebbe essere tipo qua. Va tutto bene! Meno male. Pensavo andava male. <ride> Ma oltre a raccogliere tesori, che missioni ci abbiamo? Eh, immagino raccogliere tesori. Non <ride> c'è cioè, tipo boh, una missione diversa. Boh, cosa vuoi fare? Cioè, volendo, possiamo andare ad attaccar briga con le persone. Però non so quanto sia saggio. E eh, a trovarle le persone. Prima dovremmo consegnare la missione che abbiamo preso. Almeno per attaccar briga con le persone. Sì, forse. È Così almeno. Perché... Qualcosa che non mi quadra perché? Perché non ci attacca nessuno, dici: no, 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 no non dico quello. Dico, perché non riusciamo a, a trovare il tesoro. A scavarlo. E a come ora vi tengo in sottofondo mentre provo per la prima volta. Eh, Watch Dogs 2 figata. Questa è Ibiza? Sì, secondo me potrebbe essere. No, non è Ibiza. Ma sembra molto Ibiza. È molto più caraibica, Rick. Lord è vivo! Raga, Lord è vivo ed è in mezzo a noi. Azzo, c'è Lord Termina qui. Ciao, Mi Lord. molto cristiana come affermazione, però... E Lord è qui, qui è e passa in mezzo a noi. <ride> Come stiamo? Come stiamo? Come stai tu, Drack? Io, io sto, io, io sto anch'io. Abbastanza, abbastanza Guarda, sempre come Pikachu? Ma prego se ti stai addormentando, <ride> cosa ho trovato? Mio? Ho trovato un teschio. Un teschio nel senso un nemico o un teschio? Teschio, teschio, teschio. Sciagurato cinereo. Shagurato sì, Scinereo? Guardalo! Come sta andando la pirateria? Io non sto trovando le cose, però va bene. Guardalo! Mi sei passato oltre. Che figo! Bellissimo. scoperto il tesoro di Stenhardt Holland. Amico, okay. nostro. stato diciottesimo. 5 del mattino sono andato in... Madonna! Lord è un giovane e quindi fanno i diciottesimi giovani. Madonna, giovanissimi. Mamma mia, diciottesimi. Io comunque continuo a essere dell'idea che... Che idea? C'è qualcosa che non va nella nostra mappa. Eh infatti ci manca solo quella ma non la stiamo trovando, secondo me stiamo sbagliando qualcosa. Eh ma è quella là per forza l'isola. Eh c'hai ragione anche tu. Se so, meglio vado... Sì dai Marta, ti voglio tanto bene. Dai, apprezzo Sentativo. tanto che tu voglia stare con noi ma vai a dormire. Eh infatti Marta è tardi, domani devi andare a scuola. Eh un maiale non ci fa capire. Non ti preoccupare proprio. Ma le sai leggere le mappe? No. Io non le so leggere sì, le mappe. Io posso prendere missioni, e la storia che hanno anche gli enigmi ah ci sono le missioni della storia che hanno anche degli enigmi ha detto io sono allenatissima sugli enigmi al batisco. momento quindi si gode allora ah, raga io ho superato questo... tutta l'isola finché non troviamo qualcosa <ride> molto veloce velocissimo no, non è molto veloce però <ride> sì. allora, io intanto sto mettendo un attimo il tesoro a bordo bravo bravo io sono impegnata qui a scavare bravo scava 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 Va sempre scava. più giù Cos'era? Non mi ricordo, però... Contas, Pocahontas, ok. Sembrava strano non stare così vicino, scava più distanziato. Dici dal... Ecco, grazie, Cirri. per cortesia. Tu che sei una persona che sembra che ne sappia. E... Dove cazzo è il mio tesoro? <ride> e intanto, e voi anche meno, nuvole. Un po' meno. Allora, io mi arrivo... Io... No. No, io su una barca che. Ehm, che c'è in mezzo alla tempesta. Anche no! Come faccio a entrare il cannone? Prima ci sono riuscito. Prendi la bussola e punta alla nord. E c'è. Mm, sì. No, questo è un secchio. Allora. Ok, quasi finito in inglese, grande, Grande Xemnas. Che stai facendo in inglese? Examenus, ma tu che studi? Ok, Classify. Sono stato Qual bocciato 5 anni What? sono il primo superiore. <ride> bocciato solo per inglese, però. ma davvero fai? Così più o meno, no? Cirri? Ah, dovevo guardare la bocca del cannone, vabbè. Ma non devo guidare perché non sono in grado di farlo da sola. Sta arrivando, sta arrivando. Oh no, sì. tenta, tenta, c'è uno che sta per picchiare. Ok, bravissimo. Sono troppo brava. Vai, Un po' Allora. A parte che io vedo una nave in, in lontananza ed è una cosa che non mi piace. Sei qui per un motivo, no? Raga. O no? Raga. Ci ignora, vero? Ah, oddio, c'è una nave. Nasconditi. Stanno, stanno virando, però. Hanno virato. Cazzo, stanno venendo verso di noi. No, sono NPC. Grazie, Cirri, grazie. Oh, mamma mia. Ah, peggio allora. Ci, ci ammazzano. No, no, ma se ne sono. Stanno girando su loro stessi per un qualche motivo. allora vado a notte Scusi, Susie un numerone pirata non far piangere un altro ma va, pirata ma ti so. sembra eh? infatti mi sembrava ma che fai lingue fai Xemnas questo di inglese vai un attimo a destra cioè aspetta questa è la destra no? avanti ancora? basta così un altro po' avanti. Sulla roccia? No. La roccia no. No, devo guardare. Beh, sono lontani badisco. Non penso che riusciamo a vedere molto. Mo Ma proviamo. Nave in vista! No, di nuovo? Eh, sono, azzurra, sono azzurra lì... Sì, stanno girando in tondo. Sono ubriachi? O magari stanno aspettando che noi li attacchiamo, chissà. No, ma secondo me stanno affondando, eh. è diversa la situazione. No, non penso. Li vedo abbastanza allora, tranquilli. Posso... Uh, che salto che ha fatto! Ah no, sono le onde. Allora, così. Così siamo a nord, allora. e noi lo sappiamo. Secondo me. È tipo... Eh, però ci abbiamo già scavato qui. Sento dei brutti rumori, cos'era? Cazzo! È ecco questo! Questo coso elettrico! Che Ce ne sono due! Boia! Io prendo l'anguilla, tu prendi quell'altro! Eh no, fra, io stavo morendo! Anguilla l'ho ucciso, scappa, scappa! Ci penso io! Ok. Impresa completata, alla. sconfiggi... È l'isola sbagliata, vero? Le lombriche cenarie. Eh no, deve oh. essere forza questa. Scusa. Se quell'altra è andata bene, per forza questa qua è l'isola. Vediamo un'altra volta. Uh, ecco quando sono giocatori, non dovrebbe esserci la musica se non è. Ah, ok. Oddio, sto vomitando perché ho mangiato il pollo crudo. Ok. <ride> ma che fai? Mangi il pollo crudo Aia, cosa mi ha colpito? Un fulmine! Un fulmine mi ha colpito! L'hai visto, sì. visto? proprio in pieno? Sì, 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 ti ho visto benissimo. Ma devo mangiare, mo? Ma, se sto non muoio, sto nel frattempo! Ah. Ok, ho mangiato l'ananas. Arriviamo da qua dietro. Aspetta un attimo. Sai che ho un, un dubbio? Che dubbio? No, non è vero. Non Espone è vero. Il non è vero. Eh, Vampire Hunter, benvenuto. A... Oh, ciao Vampire. Okay. Ah, vabbè, vi conocete, Benvenuto, ben benvenuto no. Vampire Hunter. Come stai, <ride> bello? Oh, no. Arciur, ma mi è arrivato pure il folletto viola. Ciao follettone bello! Come stai? Come state ragazzi? Cosa avete mangiato di buono stasera? Raccontateci. Mattio è contento perché mi ha fatto vomitare. Tra <ride> l'altro vomito per raccoglierlo col secchio. La... Scusa, ma mi dici sta cosa così dopo? <ride> no, questa è acqua. Porca miseria. Scava vicino agli alberi. Ma non sta vicino all'albero, no? Forse qua-qua. Oh, eccolo! Trovato! Finalmente! Scava, scava! <ride> Tiro fuori l'esame del DNA! Esatto! Andiamo, corriamo via! Ma perché corriamo via? Scusami? Se arrivano quella ciurma lì giù, la tempesta scappa, scappa, Rox! Dov'è la nostra barca? Soprattutto, se mi segui, la trovi! Se mi segui, la trovi! Ti eh. ho destra, <ride> Grazie <Giri>. Dell'aiuto. <ride> oh Gesù, uh, Io devo non lezione. Da a salvarmi dal Poppy. <ride> eh, Rick sta mettendo in croce. Ex no, no. sono morta? Non so cosa abbiamo ucciso. Ma come sei morta? Non ne ho, so... probabilmente. No, non si dire, E mo'? Come eh, funziona? Ah, ok. Non ti aspettami devo respawnare io in qualche modo. No, no, no. Aspettami sulla nave. Ok, allora inizio a prendere questa. Portarla. Non ho soldi. rispondi <ride> sulla nave come funziona? sì cioè, prima faccio due chiacchiere con un tizio morto e poi sporno sulla nave. Ah, ok. Cosa? Chiacchiere col tizio. Ok, dopo devo morire per provarlo perché sono curioso. buongiorno così. signore, mi può parlare? Non mi ha chiesto Babbo Natale la PS5. Eh, PS5 è tanta roba, raga. Draco può restare un attimo, fai prima di in risponderci. Sì, 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 scialla. Vabbè, io questo con te ho già parlato, ciao. Scusami, ok, ciao. Oh mio dio! La pioggia! La pioggia è cattiva! Eh sì. C'abbiamo abbiamo... Tutto, la... Eh? <ride> abbiamo la nave. Assolutamente, sbagliato. Cos'è questa, cos questa canzone? No, no, sono, sono rispawnata probabilmente Ah, ok. Sai. Già pensavo hyper boss fight qualcuno ok eh, no. secchio eh sto facendo io sto facendo io vai eh, anche tu se vuoi me lo sono buttato in faccia ah ma non importa <ride> ma secondo me adesso meno di così non può esserci perché sta piovendo no Ma, 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 ma mi hai buttato l'acqua addosso? <ride> Prossima volta come mi dice Batisco io ti butto il vomito addosso. Oh no! <ride> ma per un ragazzi, po' d'acqua, guarda. Che... Ah! <ride> sì, ma, se ci eh, buttiamo ragazzi. addosso lo buttiamo... La buttiamo di nuovo in nave. Ho fatto all'infinito con la tempesta. Ok, niente raga, allora ci mettiamo via. Ok. Eh. Andiamo, torniamo a casa a base. Ma oh, tu sai che... Eh, bella che è la vita quando post italiano dopo due settimane ancora non mi ha inviato Pokémon. Ancora? Ma l'avevi preso un sacco di tempo fa? Ormai. Allora. Port Merrick è la, la cosa principale, giusto? Eh? È Port Merrick no, è la cosa principale. No, ma facciamo prima un altro giro a sto punto. Cioè, andiamo, facciamo tutto un giro un unico solo. Facciamo le altre mappe. Ok, quale mappa vuoi andare? Sì, un, almeno un'altra mappa la facciamo. Allora, dove andiamo? Dove andiamo, dove andiamo? Prendi questa qui, che è molto bella. Aspetta, ho sbagliato. Guarda qua, um, Eh, Aspetta, qua, non riesco qua, ad uscire. Qua, 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 Ferma, ferma. Ok, è praticamente un, un circolo <ride> porrare <ride> artico. Circo. <ride> Ogni tanto la prendiamo e la buttiamo fuori, allora. Allora, tipo adesso? è troppa? Eccolo qua, l'ho trovato. Sharkbait Cove, let's go. Ci conviene vendere queste cose che abbiamo intanto? L'arc dice che se, secondo l'arc poi ci ammazzano. Eh, sì andiamole a vendere. Allora dobbiamo, dobbiamo andare a sud-est. Andiamo safe, vai in un porto. il porto più vicino a sto punto. Ah, Folletto ha detto che ieri ha comprato Sio sì, Tives per giocarci con un amico, grande Folletto. Bravo, bravo, bravo. <ride> Badisco mi suggerisce di fare la cosa del vomito. <ride> allora, ma perché tutti questi esplosivi? Ma qua appena arriva una nave nemica siamo esplosi. Che stai facendo tu, Rox? Io cucino. Consiglio di notte, spegnete le lanterne, se no vi vedono da lontano. Uh, grazie, Cirri. Mamma mia, meno male che abbiamo, Cirri. Ok. Tutto spento. No, non è vero. C'è ancora quella no, sotto, no. e questa qua. Ok. <ride> <ride> uh, andiamo? No, quello si sta ancora cucinando. Non c'è problem. Non fate paura di accendete tutto, affrontate il nemico. Questi mi di Io sono estremamente. Abbiamo un avamposto in rotta: qual è l'avamposto? È quello là che ho segnato o no? Ah, non ho idea. È questo non qua Port idea. Merrick, possiamo andare qui, no? Ah, Mostra storia ah, assurda. Ciao, grazie, grande follettone. Non è mica cotta la gallina. Cucinati? Mamma mia. Che mentre tu cucini io, dice, io vado. Tu mi contrassegna la parola folletto. Sì, 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 sì lo fa sempre. Ma perché? Perché folletto è troppo sexy per, per, per essere scritto in chat. Fondamentale. Ah... <ride> uh... Maron! Che succede? Aiuto! Cosa <ride> combinato? Ci stanno cannoneggiando? <ride> sì, sì, cannoni, cannoni! O hai fatto una manovra del cazzo! <ride> I, io cannoni. Ti I cannoni! I cannoni <ride> <Io ride> ci, ci stanno sparando! Ci stanno sparando! Ci stanno sparando! Ci stanno sparando davvero? Sì, sì, ci stanno sparando! Senti la campanella come suona! ma no ma la, la campanella suona perché suona ah no si sì, questo sparagli anche tu a sto punto ma io sto guidando e non guidare tu stai, cu va, tu stai cucinando stai no io sto riparando i buchi della nave <ride> oh. aiuto 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 no, oh mio dio la, la, la bussola va a cazzo la bussola va a cazzo completo ma dove sono soprattutto? Ma non è vero che ci stanno sparando. No, non più, non più. L Abbiamo seminati, è troppo forte. <ride> non ci vedo niente. Non importa, vai col, con il cuore. Con il cuore Io dentro un'isola. Io sto cercando i buchi in questa cazzo di nave! Aiuto! Altri buchi, non credo in realtà. Potremmo anche affondare... <ride> affondare il sollecito. <ride> Almeno... Oddio, vedo, vedo un teschio in... nel cielo. Ignoralo, scappa. Eh, ma è verso la nostra destinazione. Aggiralo! Circumnavigalo. Dovremmo essere vicini all'isola. Potremmo schiantarci un momento all'altro per, per accostarci all'isola. Oh no, il Hall forte. Ma siamo in un forte... Secondo me siamo in un forte nemico, sai? Eh, mi sa pure a me. Gira, gira tantissimo, gira tantissimo, Drac, andiamo da tutt'altra parte, ti prego. Ok, ok, laggiù vedo una città. Vedo delle Ma luci. Però vedo anche il teschio in quella direzione. <ride> Ma dove? Guarda lì in cielo, cioè, cioè, di fronte a noi ci sta una nuvola a forma di teschio. Mi dicono che è l'eclissi. Cosa è? Eh? Non è andata al teschio. Ha detto assolutamente. Dice assolutamente di non andare al teschio. Ok. Io sono totalmente persa in tutto ciò. Come possiamo riportare? Dov'è l'avamposto? Dove sono gli avamp avamposto? Avanposto Sanctuary. Um... Dimmi dove andare. Sud, est, ovest, come? Uh... Ci sono i morti invece, visto? <ride> girati esatto, girati eh, esattamente in verso est e poi vai dritto verso est Gira a okay. sinistra Perfetto, perfetto, sto andando, sto andando Bravissimo, ora puoi andare dritto Perfetto, c'è proprio in, in direzione del teschio, perfetto proprio No, c'è una roba prima Lo spero, il teschio sta facendo brutti segni. Ha detto folletto, ha detto, fidati il teschio è un, bel, è un buon segno. È giustamente il simbolo del gioco, ci sta. Raga, ma dove stiamo andando? Soprattutto all'avamposto, abbiamo detto no? Mi stai, mi stai portando all'avamposto? No, gira un pochino di più verso appunto quella città là. Sì, sì, Dai sì, sì, sto andando, vi... andando lì verso le luci, tranquillo. Però vedi se c'è proprio il simbolo di morte in testa a noi. Ah. Dobbiamo andare... Non, 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 non andiamo lì, Ci giriamo. Vero? Vero? <ride> Chat, vi prego. Vabbè, lo scopriremo, <ride> lo scopriremo, <ride> l'avventura. Io con la, con la vela davanti non ci vedo un cazzo. Eh, eh tira un po' su. Ok, dice Ma che posto siamo all'avamposto. No, lì è tranquillo. Cazzo ok, ci... perfetto. Perfetto. Tira a metà la vela. Così almeno riesco a vedere dove cazzo stiamo andando. Ok, tira tutta la vela. Perfetto. Mamma mia, mamma mia, ragazzi. Che panico, che paura, raga, totale. Quel teschio minaccioso, bellissimo, eh? lo dobbiamo andare a esplorare. Che stai facendo? Ho ancorato la nave. Ok. Quindi, ma ci, portare, ci dobbiamo portare tutta a mano. Eh, immagino di sì. A chi lo dobbiamo portare, soprattutto? E soprattutto eh, ai tizi portare. delle missioni. È tutto vuoto, a posto. Io, però, non ho finito di cucinare il mio pollo. <ride> allora, uno alla volta lo dobbiamo portare poi? No, posso metterlo in queste casse? Che succede? Non si vede più niente. In che senso? Oddio, è la, è la luce di questa gemma che mi ha oscurato tutto, mamma mia, mi fa vedere un cazzo. Allora, intanto adesso accendiamo le lucine, perché non siamo più in pericolo di vita. Oh, certo. Ah, lanternina. Credo, non lo so, io un po' accendo. E tesciusia! Possiamo driftare, vabbè, ma non importa. Allora, dove capiamo a chi portare le cose? Non ne ho assolutamente idea. Ok, proviamo. Non sono molto... È cotta? No, se non è cotta! Ciao, sono Sky. Buonasera, come Occhio stai? Il pollo. Ma non è cotto, non si cuoce sto cazzo di pollo. Scusate, e abbiamo aspettato abbastanza. Eh. Adesso si sta cuocendo. Io adesso non esco finché non. Dalla barca, dico, finché non è cotto sto cazzo di pollo e lo sto fissando. Essere o non essere. Questo è il dilemma. Adesso <ride> sei un pollo cotto, no? No! Raga, basta. Mangerò pollo crudo. Vomiterò di nuovo e lo getterò in faccia a Drack. Allora, e io scapperò. io direi che intanto noi prendiamo questo. No, zucchero fine. No, non è questa la, la cassa. Uh, Forziere del naufragio lo portiamo ai signori. Se andate di scialuppa vi conviene. Ah, sì. che carichiamo tutto sulla scialuppa e ce la portiamo. Hanno ragione. An avete ragione, a quanto pare. Allora, L'ordine delle anime: devo portare il teschio. Maggio che non siano questi. Il pollo così si cuoce prima. Esatto, vero. Moon. Non si possono fare cose più furbe qui? Evidentemente no. Ok. Ho consegnato il, il teschio, dovrebbero essere arrivati i soldi. Sì, ma chi l'hai. All'ordine delle anime. così mi aveva detto il coso, come ma ho capito che era l'ordine. Non l'ho capito qual era l'ordine delle anime. Ho fatto e basta. A qualcuno ha una tizia tutta lugubre, vero? Sì, 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 quella con la sfera di cristallo. Barili esplosivi valgono. Possiamo vendere anche quelli, a sto punto? Vendiamo tutto, dai. Sì, vendiamo tutto. E poi ci... Oh No, non volevi lasciarti esplodere con i barili. No, io voglio fare esplodere gli altri. Mica voglio fare esplodere me stessa. Siamo precisi con le affermazioni. Allora, la gemma. Gemma, chi lavora la gemma? Come piace Gordon Ramsay. <ride> esatto. Casse... Ah, no. Questa la... ah no, questa la vendiamo e basta. Scusate, raga, io sto cercando di capire cosa si vende, cosa si tiene, cosa regaliamo. No, oh, ma a no. tenersi non dobbiamo tenere niente, dobbiamo vendere tutto. però eh no, però insomma, la... le casse di legno secondo me sono utili. Eh. eh, ma penso che non ce le troviamo la prossima volta, capito? Dove sono? Hai ragione. Qua. La gemma dell'inizio fine non può essere consegnata qui. Ma perché piove? Credo al mercante. Ma tu stai facendo avanti e indietro? Sì. Non aspetti la scialuppa? No, tanto la stai caricando, no? Ma che arrivi con la scialuppa facciamo con la scialuppa direttamente. Allora, sì, io, sto... io sto caricando una marea di roba. <ride> io sto cercando di orientarmi così dopo subito sappiamo da chi andare. Io sto continuando a cadere in acqua soprattutto. <ride> allora, queste c'ha le mappe. Ah, da te. Ok, mille ci ha dato per la giungla. Ah, hai venduto, bravissimo. Yes. Bravo giovane. Tutto bene, tutto bene Sky, cosa ci racconti, cosa hai mangiato di buono? Dici un po', dicci No, questo è il nostro forziere, questo è il nostro forziere a questo punto, io sono carica di munizioni? Immagino di sì. Siamo in live con la nostra, con mia figlia, Roxtami. mi raccomando, <ride> mi raccomando andate a seguirla. Comunismo! <ride> nostra figlia. <ride> allora. Eh, così andrà avanti i prossimi, per i prossimi giovedì ragazzi la serata pirata. no è mercoledì, è eh, mercoledì. Eh. sì sì certo <ride> non ci fa <farà> caso Rox. <ride> vedi è l'Alzheimer padre oh no la vecchiaia troppo grog su questa nave ok perfetto tu hai messo l'ultima cosa no. No, eh. no 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 no, ti no, ti 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 no. Ti... è mia figlia folletta non ti preoccupare non hai una figlia <ride> Polletto già stava disperando <ride> di Per avere una figlia I pirati hanno di default la mossa surf Meno male Meno male No, io stavo raccogliendo questi Qui chi c'è? Salve Lei chi è? I sovrani questo, Il resto l'abbiamo venduto tutto? I sovrani io non ho capito cosa facciano Ho provato a cercare di parlare con loro ma non... Penso che sia una fazione come tutte le altre, no? Uh, per usare Barca Remi? Sei sì, su Barca Remi? Eh, giustamente, Follette ci dice perché non abbiamo attraccato al molo. È perché siamo stronzi, follette, non ci far caso. <ride> Esattamente, vedo che hai capito. Come si fa a sganciare la Barca Remi? C'è cioè, la scialuppetta? Forse sì, ci sta la proprio a scanciare la, sca... sca... scancia la scialuppetta. Eccolo eccolo, 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 ci sono, okay. ci sono scusate. Ok, ho venduto sì, io... quell'altro allora, zaffiro. Non, non in questa run? Cioè, nel senso non ho fatto tante altre run. Però ehm, ho già eh, pescato. È lunghissimo. Non lo sto trovando malvagia come roba, ma... Perché non, non mi sta... Ce l'hai fatta? Io non voglio sedermi, io voglio remeggiare. Ok, è che mi aveva fatto um, sedere e non... Uh, ah ok. Ieri. Ma soprattutto io dove devo andare? Vai, vai di là, vai di là. Attracca qua. sei tu, non riuscivo a capire che fosse. Attracca da quell'altro lato, vai sulla, sulla destra. Uh... Tutta a babordo. <ride> uh, qual è la destra? La destra di qua, <ride> di qua. Ok. No, questa è la sinistra. <ride> oh, per devi risolvere un enigma di Layton Ok, andiamo per... Gira ancora, gira, 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 gira. Oh, gira ancora sul posto? Sì, 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 sì. Guarda che sei quasi a terra. Vai, vai, ah. vai. Che i negozi stanno tutti di là. Ho sbagliato? Ma siccome siamo eh. attraccati, no? Eh, siamo, siamo fin troppo attraccati. Andiamo di là, che ci, sta, ci stanno i negozi di là. Vai verso quella, quella baracca. Almeno stiamo più vicini. Okay, andiamo sulla baracca, andiamo sulla baracca, raga. Comunque, sì, cioè io ho già pescato della roba. Però ecco, devo essere rilassata per pescare. È un po', un po lento. Vabbè, eh Sanpei, mica va, 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 va di presso, va tranquillo. Allora, dietro la baracca, vedi, ci sono tutte le casette. Arriviamo là. Dove le vedi le casette? Vai, vai, tu continua, non ti preoccupare. Io, io, io remo. Vai, vai, gira, gira a sinistra, gira a sinistra verso l'interno, verso l'interno, dobbiamo attraccare su sì, quella devo... spiaggetta lì. Mi devi infilare qua? Sì, infilati, infilati. Okay. Forza Rox, forza, tutto dentro. Penetri, penetri esatto <ride> attenta allo scoglio perfetto vai 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 tutta dritta e Dai sei è arrivato in realtà un pochino ho navigato nella mia vita non si cazzo. direbbe ma un pochino l'ho fatto ok prendiamo le casse e andiamo a smistare fra questi fetenti capiamo un po chi lo dobbiamo dare amica Sono troppo brava cazzo cazzo il non può essere consegnato a questo allora io ho il forziere del naufrago e... Ok. Sto cercando... No, tu non sei tu. Qua c'è il cacciatore d'oro. Ecco. È qui. Perfetto, perfetto, perfetto. Signore, fornisci, fornisci. Fornisca. Oh, guarda quanti soldi. Si gode. Si gode. Terra! Terra, sì, folletto, terra. La ah, cassa di legname è non c è, è, è piena. Ah, la cassa di legname non gli piace perché non è piena. La, posso... è non gli piace? la cassa di legname. Eh, Ma infatti io me la volevo tenere, ma tu mi hai detto di no. Cioè, quanto legno c'hai tu? Boh, a questo punto ce la teniamo, dai. No. Eh, non la possiamo vendere, ci vogliono 50 unità di legno per venderla. Noi ce ne abbiamo 25, ce abbiamo metà. Eh basta che ci puttereste dentro ma non ce l'abbiamo 50 assi bati vabbè pace raga quella la useremo per voi bo... questo qui a eh, chi lo venderò cosa io, qualcuno vuole del... Boh, dell'esplosivo eh vedi al mercante quello dove stavo andando io eh. sta sopra la passerella. ok passerella. la sinistra tu tur tu 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 Fa comodo finca, tenerlo il legno, sono d'accordo a questo punto, dato che non eh, riusciamo diciamo, a venderlo. Tanto, eh. tanto vale. Però non so se ci rimane, però, folletto per la prossima volta. No, non credo ci rimanga, onestamente, eh. eh per questo volevo venderlo. La mia barchetta, oh, che significa la mia barchetta? Che fine sta facendo la barchetta? Una, una fine brutta. No, ti prego. Continua a ehm, come si dice sremeggiarsi. E tu incastralo? Sì, sì, eh, ma lo faccio ogni volta. Uh, quindi questa è nostra, abbiamo deciso, e eh, questa è nostra. E prendi l'altro. Ah, ok. Ma, ma qui ci sono 16, 16 cose. Aspetta un attimo. Esplosivo, extra male, non fa soprattutto da mettere sotto il posto di comando di Drac, esatto, ma sì. il comandante sono io. Credo. In, quest in, in questa circostanza credo di essere io il, cap il capitano. Allora. Signora, vuole del uh, coso? Grazie. Vuole del coso? Grazie. Eh, il coso alla signora fa comodo. <ride> Alleanza del mercante reputazione aumentata. Mi fa molto piacere, signor che mi reputa una persona reputante. Gli ultimi due barili, dai. Sono arrivato a 41 di legno. Ma stai vendendo la nostra legna della barca? Sto riempiendo la nostra cosa di, di legna della barca per venderla. Che È diverso, <ride> ma, ok? Ma poi quanta legna lasci sul nostro è zero, tanto tra poco dobbiamo staccare, no? In effetti, quello che tu dici è vero. Starà ah. allora va bene, ci può stare. Cerchiamo ah, altra certo. legna. Mm. Drac, quindi è solo il mozzo, Drack. Assolutamente eh, che sono sti paroloni. Io sono il padre. Vuoi una merce? Una merce? Allora. Padre Muzzo, no, sì. no, pa il padre che fa fare praticamente il capitano alla figlia. Ah, ti dà le concessione. <ride> per, gio per giocare ai pirati praticamente. Dai, sei dai, bambina, gioca ai pirati, dai, 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 io non ho altra legna con me, Ah no, si. Sì. Buttala tutta qua dentro. Eh, eh, ma non basta comunque. No, tre legni ci mancano. Per tre, eh. No, ragazzi. Eh, ho, do ho, ho dovuto riparare la barca perché tu ci hai fatto prendere a cannonate. E se rompiamo la barca, ho trovato altri tre assi. Oddio, ho trovato tre assi in questo barile. Hai trovato tre assi? Si gode, ma si gode. Tre, tre assi contate proprio. Ok, Semnas dice che tu sei lo stagista schiavo mio. Sei a contratto determinato 250 euro mensile, già tanto sei il ticket per la mensa. <ride> Ma va, Semnas, sei un po' più maximo. S Io fatti dei pochi da solo. Bellissime. Devo dire solo cose bellissime, Xemnas che Semnas. <ride> <ride> Sta risolvendo tutti gli enigmi di Layton. Eh, perché quello è, è il tuo schiavo su Layton praticamente. È <ride> tutto esatto. pagato. <ride> abbiamo finito, no? Raghi, eh? penso che abbiamo portato tutto. Torniamo Io alla rimani nave. Contri una cosa a chi è esperto. Espertissimo, signora lei mi può parlare. Lei ogni tanto mi dà dei, dei soldi. Non so perché. <ride> Così, non lo so. E, no, è tipo i vestiti Nuovi vestiti Dove si comprano? Perché ovviamente per me l'unica cosa, cosa interessante è questa Penso al mercante tipo Lui? Dice, esatto Scopri le uh, merci Lui? Set di costumi questi Eh, qui. costa però un sacco questo, però... Sono delle monete speciali sì. che costano soldi praticamente Esatto eh, però, se non volessi spendere soldi veri, posso cambiare il mio vestiario? O... Penso che dobbiamo trovare un altro eh, negozio, eh, ma non l'ho ancora trovato. Io ho fatto un paio di giri. Oh, mi ha chiesto freebooter che si chiama Xemnas. Chi è questo freebooter? <ride> Bobby Bobby. Sono... Oh. L'hai cacciato di doro. Magari lui. Che dice? Ci sono anche vestiti che puoi comprare con l'oro. Eh, ma dove saranno? I cacciatori d'oro ci pagano soltanto le missioni, ci fa prendere. Sì, esatto. Adesso ci finiamo di ambientare e poi dire che possiamo chiudere. Sì. Per quanto mi divertirebbe continuare a... Eh, sì. Ah, qua allora puoi prendere le skin per gli oggetti, penso, che ci sta la pala, la sì, cosa. Lì, lì sono esatto gli oggetti. Okay. Questo non so cosa siano, però sull'oggetto ok c'è quello quegli, lo con lo stivale le... dice Batisco eccolo qua l'ho trovato quello con lo stivale quindi sempre l'Emporio un'altra linea di dialogo sì. ah no ah, di generico eccoti ok amico c'è pure, pure le, le cose in faccia qua allora raga visto che ho tutti quei soldi io sono una persona molto becera per cui per me al momento è la customizzazione del mio personaggio e fondamentale questa, eh... eh raga scherzi mm. oh la cintura tamarra che fai non te la prendi io voglio uh, cintura eh, io, io voglio dei pantaloni che mi piacciono dove sono i pantaloni raga qua mm. allora io vorrei una barba decente sincero oh guardate questo. allora criminale questa qua tanta roba No Sono solo questi Ah no ok infatti Ah no ok sì Ah così L'ho ah, beccato uh, mm. No Qua i prezzi sono un po' altini Questo qua col baffone ragazzi no. Che dite? La terza dici no, questa qua? Dire. No no voglio la barba completa follea. Tipo questa Che ha il baffone bello grosso Secondo me è top Mm. contando le tue monete ok adesso me l'ha messa direttamente spero di sì allora stivaletto del godo c'è un po di estetic ragazzi vai e poi voglio delle nuove scarpe eh ma queste scarpe costano un sacco eh. ma no ce ne sono alcune che costano un patrimonio prendiamoci quelle là un po' più zuzzose ma queste. queste, queste qua, vai, queste qua sono top con la punta da ah, lupo di mare. Si valette si va esatto. <ride> <Pesato>. <ride> Proprio così, allora. Il, è vestito, bello, il, vestito. Sì. il vestito deve essere sempre aperto. Lo a petto nudo, se no non va bene. Ah, questi qua, costano un sacco. Questi vestiti qua, Spaz pazzi. Il vestito che abbiamo adesso è perfetto per il momento. Allora, sull'occhio. In realtà, no, non voglio bende o cose del genere. I guanti. Guanti del godo, ne abbiamo. Quella, quella mi piace, quella che ho. Anche il cappello che ho mi piace, direi. Ok, dice Badisco. Non so se lo piace subito. Ci sta il, un forziere fuori che ti fa fare la skin, nel caso. Sì, 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 quello ce l'ho presente. Ok. Oh, nuovi capelli, raga, scusatemi. A parte che sono tutte su uomo, però va bene. Come se. Come se. Questo qua, questo qua fa molto più vissuto. Anche se, no. Deve essere più. sul nero e verde. Non ci stanno i colori, eh? Non posso mettere il colore. Compro quello che vedo e basta. Vabbè. Per il momento ci arrangiamo con questi qua. Allora, mi piace. Vedo mm. per stare abbastanza fisica, esatto. Fondamentale, fondamentale. Ma è proprio come mi vestirei io da pirata. Quindi. Allora, vabbè, il capello in realtà non, non mi dispiaceva quello che abbiamo. Credo che questi qua poi iniziano a costare fin troppo. Cos'è? Ah, pure la tinta. Andiamo a forzeggiare. Aspetta, io... Dove, dove sei il forziere? Il forzieramento che ti stai sistemando? E io sto ah, al ma... negozio, io sto al negozio. Okay, Però okay, ha detto, che Badisco insomma. che subito lì fuori c'è il forziere. Sì, 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 l'ho trovato, l'ho trovato effettivamente. Ok. La camicetta, no? Che dobbiamo fare? Pantalone. In mutande andiamo. Allora... Dove sono i miei vestiti? Scusatemi. No, questo è, ah, questo è solo l'aspetto. Eh, sono scema io, scusatemi. Uh, I miei occhi. Aiuto. Ci sono. Allora. Um... Pantalone del genere. Pop. Ok. Ah, per i tatuaggi ci sono. C'è un dragone, non oh, un direi dragone. che così. Noi siamo belli zarri. Dai, dai, dai. dai. No, però magari effetti... <ride> aspetta, magari hanno un'altra camicia che mi sconfia di più, momento, momento veramente vanità <ride> e... assolutamente. Uh, no, questa è la giacca, questa è la camicia, la maglietta. Eh... Titolo. Vabbè, non, non c'è niente nei titoli, ok. Cicatrici pure non ci sono. Strano. Ok, volevo soltanto una cinturata marrissima. Oh, oddio, questa con l'occhio di Sauron, che è... <ride> No, no, è solo estetica, è solo estetica, il gioco non, uh, non ti dà niente che, che abbia caratteristiche, tutti quanti sono sullo stesso piano praticamente, è quello che ho capito. Di, di quest... cosa, scusa? Non è che c'è un... c'è equipaggiamento migliore, è soltanto estetica queste cose. Sì. Sì, si è più mm. proprio per essere fancy. Mm. C'è un po' il fashion. Ah sì, questo qua che si abbina al colore della, della giacca. Dai, raga. Non si gode. Bella, bella così, no? Bella aggressiva. Si, si vede che mi piace il nero? <ride> non si vede? Allora, quindi adesso mi devo mettere le, le varie cose? Sì, ti devi mettere davanti a sto forziere e vestirti. Ah, pure il cappello che godo. Eh sì, no, questa qua non la voglio, come faccio a toglierla. Ok, perfetto. Senza maglietta, il guanto così. La giacca così. Rubo di bredo, tesoro, poi my pirate <ride> fondamentale. Oddio, cos'è sto coso? Sei on point oggi, sei un fire. <ride> Proprio. Alam. Festival del godo, biancheria intima. Eh sì, praticamente tipo il sotto. Sotto ah, sotto. Ah, pu poi scegliere soltanto praticamente il colore, sì, ok. Sì, il colore. Ok, non perfetto. nave. cazzo, 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 folletto, hai ragione. Da chi è che devo andare pure? Per fare cosa, scusa, che dobbiamo fare con la nave? Eh, io voglio pimpare la nave, scusami, se posto qualcosina con i pochi soldi che ho, io... Ah... Questa è l'armeria, dai Forse non ho abbastanza soldi, è probabile, però... Eh, però sarebbe carino pimpare la nave, se ah. ti, fa, ti fa cambiare un sacco di cose, al molo no, dice il, il Batista. Piccolo... Dice batisco al molo, quindi può darsi che quello lì giù? Ah, sì, la, la, la tizia di fronte a quella dei mercanti. la Tizia di fronte a quella dei mercanti. Quindi non è questo dove sto andando io? No, è dove sono io. Ah, ok. Questo che cazzo è? Personalizzazione nave. Decorazione Adesso, nave, gilli per la nave. Deve avere da nave con un gatto puccioso gigante. Tu c'hai ragione. Niente eh. robe. Allora andiamo cannoni. Vai, cannoni. No, no, no okay. questa skate. Al grazie, molo. No? L'altro molo, l'altro molo, <ride> l'altra leva <ride> esatto. Allora. La sintesi qual è? Io non mi posso permettere nulla in questo momento, se non le bandiere. E La bandiera da lupo di mare solitario o la coroncina. Però belle le pistole. Eh, carina. Parlo coscelli. Vediamo un po'. La bandiera del Kraken. Ah no, io non ho sconfitto un Kraken. Non posso, cioè, non è educato. Non è educato. Ah, non è educato di una cosa che non hai fatto. Su, via. Che non hai fatto ancora. Ancora. Uh, bandiera che dicesi, eh, Bandiera dei lupi di mare è brutta. Beh, beh, se dire praticamente eh, questa nave non è per quelli come voi, è un bandiera da sovrano, facciamo, facciamo i come si dice: non lo so, i sovranisti, cosa vuoi fare? Non lo so, da sovrano imperiale per dire ai pirati comune: questa nave non è per quelli come voi. Quella dei cacciatori di squali non è male. Come bandiera, sì, però cioè, è, è, cioè, non, non è senso vabbè quindi quella là da corona per dire siamo i king di co Esatto. esattamente, <ride> esattamente. Però lupo, Beh, guarda lupo sento. di mare glorioso è proprio l'impero romano cosa? guarda quella Quale? bandiera di, da lupo di mare glorioso ah di mare glorioso esattamente, esattamente. <ride> cioè è un po', un po' tanto ragazzi quante e... volte al giorno pensate al sacro romano impero <ride> cazzo <ride> Basta, ho preso quella dei sovrani perché faccio la, la zarra. Ok. Però non ho abbastanza denaro per um, decorare la mia vela. Eh, guarda qua quanto cazzo costa. Eh, ah, puoi, le puoi fare viola, le puoi fare 4.09. Eh. Non costa Però troppo. Dirò, le da Marinaio Borgogna mi piacciono un po' di più. È più bello il Borgogna? Mm. Sì, non è male. Mi piace, vai, l'ho provato. Sì, perché già lei è troppo, troppo poco marinare, cioè è un po', okay, sei un po strano. Oddio, ho trovato la mia pollina definitiva. Decorazioni della nave. Questa con i draghi è bellissima. Oh. Eh, non posso, perché io non posso? Ah, devo sì ottenere classi altissime prima di fare ste robe. Eh vabbè, siamo ancora all'inizio. Mi hai dato dello strano. Ti ho dato dello strano? Senza rendermene conto? Che c'è roba bella che potete comprare uh, Ma mo... ah no, sto litigando tra voi due Ah, dobbiamo diventare la grado leggenda Dice Batisca per avere roba bella Eh beh, certo Gingilli? Non posso neanche avere i gingilli Ah, vabbè, sono Letteralmente delle tre... le statuine Uno, uh, no, così. possiamo avere un paio di robine Eh, uh... eh comunque Qua nel personalizzare nave, già di base C'hai varie cose eh, che puoi metterci Bellissime Queste stronzate raga c'è pure la bandiera arcobaleno. Ah, oh, bellissimo. Con la bandiera a scacchi, quella là di... di inizio. Oh, inizio... Uh, questa rossa col teschio. Di si, è è figa comunque. Uh, ho trovato una roba super cute. Cioè, un teschio con, con in bocca una pergamena. Cioè, è, è cute. È cute. Chiuttissimo. Vero? Che cosa tu sì, almeno 5, 5 volte sono... al giorno Folletto? Cosa? folletto ha scritto io almeno 5 volte al giorno. No, ah, scusa, scusate, raga, dovete sapere che per chi non mi conosce io dico cose e poi me ne dimentico. Eh, no, il viola è strano sulla barca. Il viola, cioè, tutta, tut, tutto il mio setup è viola, il viola l'adoro, scherzi. <ride> Fondamentale. Però nel setup della nave, secondo me ci cozza un po'. Poi nave troppo appariscente, dici. Sì, voglio una nave tipo usata. Ti sto dicendo... gli che... La nave usata. E la stiamo usando, Rox, la nave. Andrà che sei tornato in doppio. Oh, oh, no, ma com'è possibile? Ma così all'improvviso. Cosa ho preso? Una palla incatenata. Eh, cos'è questa? Ah. guarda ah. qui ho una palla incatenata posso analizzarla già da qua? eh sì sì te l'ho detto non mi ha sentito non mi ha sentito no, no, non ho capito che <ride> cazzo sono questi fughi d'artificio? perché sei doppio tu? no non lo sei più? Mer meraviglia chissà Buon proseguimento, Paterina. Vi devo abbandonare che sono stanco, morto di lavoro. e Domani mattina devo svegliare, presto. Un abbraccio, e di entrambi. Un saluto alla chat. Ciao, gente. Ciao, gente. Dormi, gente. Bene. Dormi bene e buon continuo di lavoro. Allora, io volevo provare. Come si usano gli oggetti? Badisco, l'hai detto prima. Quella è no control uso sto coso come si usa. È tutti questa è più bella. Oh, è pimpatissima sto, sto timone super pimpato. No, però non mi, mi sconfitto. No, così la. posso scrivere. Posto. Ah, col cannone. Ok. C'è un cannone in zona? Perché è tornato doppio l'audio? Dannato audio. Come si permette? E questa, salve. Beh. Ma questa qua è quella di. di Monkey Island, no? Sì, 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 è lei. È lei, è proprio lei. Forse attiva la chat di dentro, sai? Perché hai la... La, nuvoletta, la nuvoletta sulla testa. La nuvoletta sulla testa, maledetta nuvoletta. Modalità di gioco. No, non so come. Come fare. Allora, come lo leviamo? Input. Cazzi, nuvoletta sulla testa. che si sente doppio una cosa mistica, vero? <ride> ok. C'è oh. per parlare, tieni premuto. Questo qua devo mettere, no? Adesso mi sente sempre doppio? No. Ok, chissà. No, ma infatti adesso così va bene. Ok. Boh. Allora, dove sei? Boh, io stavo andando a prendere le cose anche se non, non me le potrò portare dietro. <ride> Andiamo alla nave. Così chiudiamo col Andiamo botto. Dove cazzo sì, è vuoi, la nostra nave? La, la scialuppa attaccata alla mia nave mi rimane? Mm, non penso. Però magari qualcuno che ci ha giocato saprà. Diteci un po'. Sistemato, ok, top. Guardate quanto cazzo sono brava di rapare ormai con la scialuppetta, eh. Dove sei, Rox? Sulla mia scialuppetta. Madonna, stai all'altra parte del mondo quindi non lo vedi. Non lo vedi se, se faccio. Vabbè, aspetta, arrivi. Arrivo, arrivo. Sei pronta, Rox? Cosa, cosa co, aspetta? Cosa fai? Io sto arrivando sulla nave, eh. Cioè, sì, sì, sì arriva, arriva, arriva. Io sto alla nave. Perché io vedo l'icona di un. Um... Chi che ne vedi? come un vero lupo di mare, abbiamo scoperto che in realtà io non sono poi così malaccia a guidare le navi. Su, via oh, le, le conoscenze di base le ho. E ehm, perché c'è un um, come si chiama? Ma cosa c'è? <ride> I pochi d'artificio, Rox. Aspetta, aspetta, Dove aspetta. aspetta. Scusa. Dentro è una cassa. Non vi ho trovati, purtroppo volevo suonare con voi, poi mi sono messa a fare altro, lol. Ma io non sto vedendo nulla. No, io te lo sparo addosso apposta per farteli vedere. Mannaggia, non ho visto niente, aspetta ragazzi. Aspetta un attimo, aspetta Buh. un attimo. E li ho finiti. Eh, vabbè, perché... Come? Come li hai finiti? E <ride> eh, quelli due erano. <ride> vabbè, ma Lark comunque suoneremo la prossima volta. Drac 4 luglio, vi like. <ride> Ma alla fine hai fatto il server nostro? Che tipo possiamo fare? Sì, alla possi fine... alla è... fine ho fatto solo noi. Okay. E ieri, quando stavo cercando di sistemare le varie impostazioni, sono stata rapita. Ok. Sì, praticamente un tizio. È entrato nella mia barca perché evidentemente non mi ero resa conto. Eh, cosa vuole sto il qua? Il mondo sta cambiando. Con esso, con esso vengono, vengono pericoli. i pericoli. nuovi. Tra cieli sconfinati e acque insidiose veleggiano fioremente sul mare i le navi pirate del nuovo mondo. Ok, quindi l'abbiamo già letta sta roba. Sottiamo il mare con tutti i giocatori. Non so, è qualche evento forse? Qualche evento oh, particolare oh, sì. che succede? Eh, perché vedo qua un teschio che è apparso qua vicino quindi forse è quello ci sta ci sta E insomma sì sono stata rapita perché effettivamente purtroppo io avevo lasciato il party aperto perché stavo facendo dei test e sto qui a un certo punto mi sono resa conto che la mia nave si stava muovendo e io dicevo che cazzo è successo ho -hmm. dimenticato l'ancora sono salita e c'era un tizio al timone questa è stata la mia esperienza di ieri molto ah ok Sei giù, Boom. Io direi che possiamo anche chiuderla qui. Onestamente, un uh. po' di artificio. Ma sei un animale, <ride> colpa di <Badisco>. Scusami. <ride> Batisco. Scusami, Batisco. Io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È il content. Il content, io ti ammazzo. <ride> Guarda come la se la ride. ride. Batisco, <ride> ma per questo c'è la campana. Muoio? Quasi. Ok. Allora, allora. Oh, guarda quella, quella nuvola a forma di nave. Dove? Spera, vieni qui, vieni cosa? qui fuori, vieni qui fuori, guarda lì su. Che figo! C'è una nuvola Se Non, una... non Mi lo so, forse... Bomba, sì. Forse c'è qualche evento particolare lì? Per questo c'è uscito il fatto delle navi bla bla bla. Comunque hai detto che hai fatto il server... Uh, un server privato, giusto? Vosca salta in aria la nave. Giusto, hai fatto il server privato? Che c'è una password per poterli accedere? Ah no, ma no, no, non è privato. Nel senso, altro, ci dovrebbe essere altra gente in giro. E semplicemente la ciurma è privata. Ah, ok. Non possiamo fare tipo un server privato proprio. Così possiamo fare tra soltanto quelli che ci seguono. Ma perché lo chiediamo? È come se dovessi saperlo. Eh, non lo so perché tu ci hai sbagliato un po'. Io non, non, non ho visto niente. Comunque, stiamo affondando. In che senso stiamo affondando? Eh, oh, le bombe mi sa che hanno spaccato boccato... tutto. Abbiamo fatto troppi coglioni. Sì. Vabbè. E tu tanto. Hai, venduto, hai venduto tutta la nostra. Ma tanto, avremo un'altra nave, non ti preoccupare. Ok, hanno messo l'opzione nell'ultima pace di fare una partita privata. Dicono. Eh, potremmo fare così, così diamo il codice Praticamente a tutti quelli che ci seguono Così possono invaderci loro <ride> E ci ma facciamo una... No, ben... no, cioè... Vabbè, però se, 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 se non fanno gli stronzi Facciamo un'avventura pirata tutti quanti insieme Ah sì, effettivamente Battisco che ti ha detto di lanciarmi le bombe a mano Non farà lo stronzo <ride> Non c'è mai io a pensarci, effettivamente <ride> Ma no, raga, io non vedo buchi però Sarà stata un paio di esplosioni. Hanno fatto. o oh, è la pioggia di prima, chissà. Beh, a me sembra tutto in ordine. Allora, ragazzi, direi di andare a fare un redino. Direi di andare a fare un redino. che si è fatta voi. Sì, a loro. sì momento. momento, momento, momento. Ok. Facciamo allora, un combo sì. ride. Facciamo un combo ride e sfondiamo un canale. Certo con, con, con Vogliamo se... sfondare un canale? E chi Vogliamo raidiamo? Un canale? Mm, chi raidiamo? È un'ottima domanda. Che c'è sta ora? C'è Barbacalva? C'è Barbacalva, sì, volendo c'è Barbacalva. Sì, Barba però di sicuro, rai, non... di, di sicuro non lo sfondiamo a Barbacalva, però sì, va bene. No, vabbè, però, raid pirata o Red di Twitch, esatto. E, non so, Stelline, cioè, ditemi voi. Uh, honestly, honestly. E, suggerite magari qualcuno. Sì, effettivamente che magari che è, è, ha bisogno di un po' più di numeri, non lo so allora cose. allora o oh, cose non cose o qualcuno che è su SeaOttives qualcuno che è su SeaOttives vediamo vediamo ah, qualche eh. italiano su SeaOttives vediamo un po ce ne sono ci siamo noi due <ride> esatto oh vediamo live è Questo tuo amico, Xemnas, dici un po'. Eh, chi è? Su, sto tuo amico. Io, se entro, mi, 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 eh. mi eh. Eh. Che po', che po', <ride> <ride> che, che Xemnas folletto dice. Io, se entro, entro per smontarvi la nave. <ride> ah. Ah. Allora, vediamo ah, un scusate. po'. Ecco sì. Da chi possiamo andare? Roxy fa un balletto, balliamo insieme. Io sì, aspetto, <ride> Abbiamo oggettivamente suonato un po' poco oggi, secondo me. Vero, vero, abbiamo suonato poco. Suggerimenti, suggerimenti, gente. Che cazzo c'è a sta ora? Io in partita faccio il bravo con i novizi, diceva Disco. <ride> Ma sai che ci credo quanto, quanto un sasso? Batte, ma veramente un sasso un sasso buffo anche allora, se no ci sta quest'altro canagino piccolo come diceva Xemnas uh, Dario Moch esatto <ride> proprio gente che ha bisogno assolutamente di, di nostri spettatori eh sì. tutti sti se... spect, questi 6 questi e 8 specto qui <ride> esatto esattamente proprio, proprio così allora, allora ci sta Pacianga volendo così. Uh, sì. C'è il vai, Paciangone, c'è il Paciangone. Dai, è vero che l'ho raidato l'altro ieri, però. Andiamo dal Paciangone, dai. Aspetta, adesso devo trovarmi. Com'è che si chiamava? Si scriveva pure il. Nick? Te, lo, te lo scrivo in chat. Yeah. Sì, Tiè, Rial Pacianga. Allora, anche a te, Drac. Ah. <ride> il gattino, ah, te lo sei messo in testa il gattino. Bellissimo. Ho in testa il gattino io. Allora, ragazzi. Vi auguriamo okay. una buonanotte. Andiamo a fare questo allora, Raidone al Paciangone. Buonanotte. E buone botte. Noi? Esatto. Come ci vediamo alle due e mezza di domani? Come? Alle... alle sei no. sempre. Domani pomeriggio. Io che faccio domani pomeriggio? Non mi ricordo. Ah, Dungeon oh, and Dragons, ragazzi. Ah. Ragazzi, domani, domani pomeriggio continuiamo l'ambientazione di Dungeon and Dragons, quindi non mancate. Esatto. E tu invece? Io ah, domani, domani chilli. Domani, il giovedì è chill, lo sapete, le maledizioni bisogna sconfiggerle. E quindi okay. ci fai vedere Paglia come funziona. Faccio vedere un po' Paglia e decoriamo Animal Crossing per <ride> tema Halloween. Perfetto. Sì, domani chill. Allora ragazzi, andiamo per no, il raid. No. 3... Due, uno, let's go right.